Buongiorno, buon pomeriggio. Lezione numero 22. Oggi implementiamo il Pacman, man perlomeno iniziamo a farlo e continueremo la prossima volta. Eh, è importante che tutti siano, che tutto funzioni, quindi avvertitemi se c'è qualcosa che non va con, con la condivisione del desktop. Mi riferisco a chi è online, eh, per chi è presente, tra l'altro i pochi presenti oggi. Eh, dovrebbe andare tutto a posto. Buongiorno, buon pomeriggio. Um, un po' come per lo snake, non iniziamo proprio da zero, c'è cioè cartella vuota. Questo perché se iniziassimo con la cartella vuota ci metteremmo 3-4 ore solo per uh, scaricare le texture da internet, capire quali sono quelle buone, eh, andare a capire come eh, leggere le immagini, gli le sprite, tutte cose che... Eh, non è che già tutto è implementato qua, ci sono alcune cose implementate, in particolare la lettura delle immagini, eccetera, ma ci sono tutta una serie di classi vuote, che un po' come nello snake, ci sono soltanto i, i nomi delle classi, eh, i costruttori, eccetera, ma è un po' tutto vuoto. Allora, intanto vorrei iniziare dallo studio di Pacman, quindi eh, spero che ci sia ancora il Pacman di Google, che non è proprio lo stesso ehm, originale, però è, diciamo... Pacman con la scritta Google nel mezzo, però le dinamiche sono molto simili. Tolgo il suono perché sennò non ci capiamo niente, e dovrei mettere un po' più grande e inizio a giocare. Allora, quello che vediamo è che io quando premo. Ehm, aspetta, posso togliere da qua il suono così non devo, no, 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 non morire, non morire, non morire, calma, calma, uè, eh, vabbè, troppo tardi. Eh, quello che notiamo è che il Pacman si muove all'interno di un labirinto. E il movimento è di questo tipo guardate io adesso premerò la freccia giù scusate premerò la freccia giù e lui va giù quindi è come a memoria dell'ultima azione che io che ho io premuto eh, ovviamente ehm, vabbè è morto c'è passato attraverso eh, non lo so ragazzi questo è google quindi i bug sono colpa di google eh, poi vabbè lo scopo del pack ma di raccogliere tutte le, le palline le monete quando raccoglie le Powerball eh, va in modalità, più che lui, i, i, i fantasmini vanno in modalità Frightened si chiama, spaventati, e quindi scappano e tendono a essere mangiati da Pac-Man se li incrocia. Vabbè, io non sto qua adesso a giocare tutto il livello, c'è anche il teletrasporto, in questo caso spunta a destra un po' come lo Snake, e vabbè, non sto qua a vincere tutto, i fantasmini vengono generati, che in, in gergo tecnico si dice spawn. In, insomma, nella, nella casetta di fantasmini che è quella e tendono ad avere un comportamento piuttosto, piuttosto random. Diciamo che io so come funziona eh, Pac-Man, me lo sono studiato: eh, i, i fantasmini hanno due modalità: la modalità scatter, cioè che se ne vanno a spasso per tutto il livello, e la modalità chase, che è quella in cui vanno a caccia di Pac-Man. Eh, ovviamente più monete mangio, più pallini mangio e più eh, diventano cattivi e quindi tendono a inseguire Pac-Man. In particolare, vedete che in questo momento mi stanno praticamente circondando. Ora io non ho giocato benissimo. È possibile vincere ovviamente questo gioco perché i fantasmini nel inseguire Pac-Man non usano una strategia ottimale, eh, ma si limitano, come vedremo eh, quando lo andiamo a implementare, a calcolare la, la distanza Euclidea. A prendere l'azione, cioè nel labirinto prendere la strada che eh, rispetto alle altre strade eh, minimizza la distanza euclidea. Però la distanza euclidea è un concetto che passa attraverso anche i muri. E quindi, magari il fantasmino che si trova qui, la distanza euclidea da qui è bassa, e quindi lui pensa che questo sia un buon punto per andare a scovare il pac che sta qua dentro, ma in realtà non è così. Quindi, è fatto apposta. Ovviamente, quando ai tempi questo uscì per l'Atari. Non è che si potevano, chissà, implementare quale intelligenza artificiale, comunque il gioco deve essere giocabile. Quello che noi faremo non oggi, non domani, non, cioè non la prossima settimana, ma quando avremo visto i grafi, è implementare un'intelligenza artificiale che, sfruttando la teoria dei grafi, consente ai fantasmi di inseguire Pac-Man nella maniera più eh, cattiva possibile, cioè migliore, ottimale possibile. Quindi, e quindi Pac-Man non avrà vita facile. Ora, però, noi ci troviamo a implementare un gioco da, non dico da zero, ma quasi. Quindi eh, vi presento quello che abbiamo, da dove partiamo e poi decidiamo cosa fare e come farlo con la vostra collaborazione. Beh, intanto eh, io eh, non vi ho mai parlato di cos'è una sprite, però in generale questo è un concetto che si usa, si usa ancora oggi in alcuni giochi. Eh, le sprite sono delle immagini eh, che contengono tutte le texture del gioco, o perlomeno... La maggior parte, poi ci possono essere anche 3-4 sprite e ogni sprite contiene più di una texture. Le texture normalmente gestiscono tutte le animazioni dei personaggi e degli oggetti nel gioco. Quindi, se voi avete, che ne so, uno dei progetti che mi è stato presentato, mi è stato proposto quest'anno è Plant versus Zombies, un gioco uh, mobile. Sono tutti giochi dove ci sono delle animazioni, e le animazioni sono possibili per noi implementare, implementabili se abbiamo delle sprite con tutte le sequenze dell'animazione. In particolare qua abbiamo che i fantasmini, eh, che tipo di animazione hanno? Eh, molto banale, io vedo che questo ha una doppia animazione, si dice un ciclo di due animazioni, perché ci sto, vedete queste che sono le, non lo so come si chiamano, queste peduncoli che hanno i fantasmini, che si muovono in maniera alternata, quindi queste due fanno il movimento del fantasmino, verso destra, verso sinistra, in alto e in basso. Modalità frightened e modalità lampeggiante quando si stanno per svegliare. Poi ci sono gli occhietti quando vengono mangiati e se ne tornano a casetta. Ci sono tutti i vari bonus: la ciliegia, la fragola e quello che è. E ci sono quattro tipi di colori per quattro fantasmini. Eh, e poi non ho idea di cosa sono queste lumache. Eh, poi ci sono i punteggi e poi ci sta ovviamente Pac-Man. Quindi Pac-Man sta qui. Queste sono le animazioni del Pac-Man. Questo è il Pac-Man che fa miam ma na. A destra, a sinistra, in alto, in giù e poi quando muore. Uh, team. Questa è l'animazione. Questi Pac-Man giganti penso servono più per il menu di, 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 di ingresso nel gioco, ma non, non è il gioco stesso. Oltre a questo, ci sta un'altra sprite che gestisce il font. Uh, quindi, qua abbiamo l'alfabeto con i caratteri alfanumerici più uh, tutti i colori e il logo Namco, eh, che è la compagnia che ha sviluppato uh, Pac-Man originale. Quindi con queste due sole sprite noi dobbiamo fare tutto il gioco. Eh, perché esistono storicamente le sprite, do un cenno, perché anticamente, eh, ormai proprio bisogna usare la parola anticamente, parliamo degli anni Ottanta, eh, le console di videogiochi, quindi parliamo di, di Atari, Nintendo, Amiga, ehm, anche altre cose che non mi vengono in mente, avevano un processore dedicato alle sprite, cioè c'era il processore dedicato alla meccanica di gioco, il processore dedicato ai suoni e il processore dedicato alla grafica. Ma la grafica nei videogiochi di una volta era tutta basata sul movimento delle sprite. Sembra una cosa molto strana ragazzi, ma in realtà eh, nei giochi eh, antichi eh, in memoria veniva caricata la sprite intera, ok? Eh, e durante il gioco il processore si occupava di spostare questa sprite in maniera tale da centrare eh, nel punto in cui bisognava disegnare un elemento l'elemento che sta in quella sprite. Quindi, quando tutta la schermata di un gioco viene disegnata nei, negli antichi, nelle antiche console dei videogiochi, c'era questo processore che si occupava di spostare questa sprite nelle due direzioni per far sì che, che ne so, qua ci devo disegnare eh, il fantasmino così, allora sposto la sprite e la centro qua ci devo disegnare la, la ciliegia, sposto la sprite e la centro. Quindi c'era una condivisione delle immagini in memoria, quindi la sprite una è, eh, una immagine che viene spostata alla bisogna per disegnare tutto quello che c'è da disegnare nel, nel gioco. Perché questo, per esigenze di memoria, parliamo di giochi in cui ehm, la memoria disponibile era 4 kilobyte, cioè non megabyte, kilobyte. Quindi tra l'altro queste immagini sono immagini, Uh, a pochi colori, quanti colori c'è il pacman? A occhio io ne vedo una decina e quindi immagini per, per codificare 10 colori bastano, codifica binaria bastano uh, 4 bit, quindi 2 alla 4 16, 2 alla 3 8 servono. Adesso non so se qua ci sono 8 o 10 colori, io ne conto una decina, mi pare, comunque se fossero 8 colori basterebbero 3 bit e se fossero 4 colori servirebbero 4 bit e quindi ovviamente meno colori ci sono uh, più sarà efficiente la codifica binaria dell'immagine e quindi anche occupa meno uh, memoria nel, 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 nell'architettura del, del Nintendo o di quello che è. Bene, fatto questo cenno, noi che ci facciamo con questi sprite? Eh, beh, noi abbiamo una classe, eh, ce l'abbiamo perché eh, è una classe di utilità che io, eh, tra l'altro, vi do praticamente anche per utilizzarla nei vostri progetti, ovviamente va personalizzata, però l'idea è sempre la stessa è una classe che si occupa a suo interno di eh, gestire queste sprite in una maniera che non è ovviamente fedele ai giochi originali, perché noi siamo spreconi, cioè noi possiamo permetterci qualunque lusso. Quindi, cosa che metodi c'ha questa questa classe sprites, appunto? Ha uh, due metodi in particolare, un metodo che dato il nome di una texture vi restituisce la texture sotto forma di QPXMap, QPXMap è il tipo di classe in Qt per gestire le texture, o addirittura vi dà direttamente il testo a partire dalla stringa. Questa è un'utilità, una funzione di utilità che ho realizzato io, cioè a partire da... io voglio scrivere ciao in rosso, e vi dà la texture con ciao presa da, combinando opportunamente tutte le lettere che stanno nella, te, nella sprite del font. Andando a vedere, ma senza sprecare troppo tempo... Uh, non è altro ragazzi che una mega if, forse qui stavolta ci poteva stare la switch, uh, anche se la switch hanno un, un limite di, di lunghezza, quindi uh, qualche compilatore potrebbe arrabbiarsi perché vede troppe switch oppure troppe if else um, Comunque quello che si fa qua dentro è semplicemente dire, innanzitutto definire delle ancore. Cosa sono delle ancore? Sono dei... Dei, dei punti nella sprite che io prendo come punto di riferimento. Eh, per esempio, questo punto di riferimento che chiamo Pacman è alla coordinata 17 orizzontale, 1 verticale, eh, 13-13 larghezza-altezza. Quindi se io vado nella sprite, magari ci vado con, con, ci vado magari con Paint, con, con uno strumento che mi consente magari di ehm, indicizzare, di vedere in che posizione mi trovo, dovrei vedere che alla coordinata 17-1 eh, quindi alla coordinata 17,1, ecco qua, eh, sono nell'origine di quella che è la texture virtuale, la texture del pac di base 13 di larghezza, 13 di, eh, di altezza. Quindi avendo definito dei punti di ancoraggio, cosa farò nel codice? Se mi serve questa, sposto verso destra, un po' come faceva il processore. Del, del Nintendo, però siccome noi siamo degli spreconi, facciamo delle copie. Quindi eh, quando eh, ho bisogno, per esempio, di pac che ne so, che sta eh, pac che sta, che ne so, Write 0, Write 1 significa Pac-Man Write ciclo di animazione 0, Pac-Man Write ciclo di animazione 1, eh, questo ce l'abbiamo già, è il, la texture di ancoraggio. Questa è la, versione, eh, è la versione che stava a sinistra, vi ricordate, nella, nella sprite, quindi mi devo spostare di una casella logica a sinistra dove questo metodo è un metodo che mi sono definito, è un metodo di utilità che mi fa spostare dentro questa uh, sprite, come se fosse il processore del, uh, del, del, della console. ok? Però chiaramente noi siamo degli spreconi, quindi facciamo delle copie. Eh, per comodità, perché mh, ci viene comodo gestire le texture in maniera separata ed evitare che una texture possa. Cioè, se noi sbagliamo qualcosa qui se non facciamo delle copie, eh, c'è il rischio che andiamo, che ne so, a modificare una cosa che sta da un'altra parte. Perché noi queste texture, a volte le modifichiamo. Per esempio, se vogliamo renderle trasparenti, andiamo a settare una trasparenza nello sfondo. Se non è una copia, rischiamo di rovinare un po' tutta la sprite. Quindi per i nostri scopi. Va bene fare copie, tanto siamo su computer molto più potenti e capienti di una volta. E ragazzi, non c'è niente da dire: è una lista della spesa di texture, quindi ci stanno i fantasmi, fantasmi in modalità Frightened, i numeri sono i cicli di animazione. E, e vabbè, c'è quello che c'è, poi ci sono i caratteri, ma io direi di finirla qui con la discussione di questa, di questa, di questa classe. Forse una cosa che un po' vi disturba, che avete già visto in altri frammenti del codice, eh, in altri esempi che non ho mai discusso, è la presenza di questi instance che eh, vedete, per esempio in questo caso nella classe sprite o nella classe gioco che poi andiamo a discutere. In realtà si tratta, eh, l'instance, che tra l'altro è un instance che abbiamo visto anche per QApplication, si tratta di un, un design pattern che non ho discusso c'è ci cioè nelle slide e non l'ho discusso, magari lo discutiamo poi con più calma, per adesso l'unica cosa che ci serve dire è che quando una classe è marcata con questo eh, termine, Singleton, Singleton Class, significa che il suo costruttore è privato, lui dice come è possibile il costruttore è privato, cioè che l'unico modo per ottenere un oggetto di quella classe non è più attraverso il costruttore perché è diventato privato, ma è attraverso un metodo instance, cioè dammi l'istanza. Ecco qui eh, la parola chiave è... Articolo determinativo, dammi la istanza, significa che ce n'è una sola. Quindi, quando si applicano il singleton, si applica quando una classe eh, è una classe tipicamente di utilità che ha un solo oggetto, non può avere due, tre, quattro oggetti. Questa classe serve a gestire le sprite. E quante ne vuoi fare gli oggetti? Ne basta uno. È un po' come eh, il processore grafico del Nintendo: quanti ce ne servono per gestire le sprite? Ne basta uno. Quindi quando ti serve una sprite chiedi dammi una sprite, dammi una texture alla classe sprite. Quindi instance dentro, eh, cosa c'ha? Adesso questa sembra una cosa molto complessa, eh, ha dentro la creazione di un oggetto, ma siccome è marcato statico, questo avviene una sola volta. Le definizioni statiche dentro un metodo vengono fatte una volta, quindi questo oggetto viene creato una sola volta e poi viene restituito il... L'indirizzo a questo oggetto. Quindi ho spiegato in maniera anche molto rozza questo design pattern singleton, ma alla fine eh, l'utilizzo che se ne fa è solo quando servono eh, classi di utilità oppure ci sono delle classi centrali nel, nel, nell'applicazione. Per esempio, QApplication in QT è una classe centrale perché è la applicazione, è la una applicazione. Game anche potrebbe esserlo perché il gioco è uno. Non c'è mai un momento in cui la mia applicazione che io lancio con l'eseguibile genera due giochi paralleli. Eh, beh, se dovessi fare i multiplayer con player A e player B, allora forse potremmo discutere che questo non è un bel approccio, ma, ma i Pac-Man non ha player A e player B. E comunque, anche se ce l'avesse, si potrebbe fare in modalità non parallela, cioè prima gioco io, poi giochi tu. Eh, tipicamente Super Mario era così, no? Prima gioca Mario, poi gioca Luigi. Di nuovo Mario e poi di Luigi. quindi alternato. Quindi, in quel caso, comunque c'è un, un gioco. Quindi chiudo questo discorso su Singleton. Eh, andiamo quindi a discutere eh, il diagramma delle classi, eh, che è un concetto che in realtà è un concetto proprio di ingegneria del software. Però, noi non è che dobbiamo chissà cosa discutere. È solo per capire quali sono le decisioni di progettazione che ho preso per voi, eh, perché non l'abbiamo presa in classe, eh, perché di nuovo. Ci serve tempo, magari facciamo scelte che poi eh, è come mettersi una palla al piede e poi ce ne accorgiamo troppo tardi che, che non abbiamo fatto una scelta giusta. Questo non è l'unico modo di farlo, però di nuovo è una progettazione che è molto simile a tutti i videogiochi, in comune a tutti i videogiochi. Allora, intanto abbiamo delle classi di utilità. Classi di utilità, abbiamo capito, sprite gestisce le texture, game eh, beh, gestirà il gioco, dobbiamo discutere di cosa fa, session che cosa farà mai. La stessa che abbiamo fatto in classe, anzi, ho cambiato il nome proprio perché voi l'avete chiamata, noi l'abbiamo chiamata così. Gestirà i, i punteggi del Pac-Man eh, Level. Cosa gestirà il level? Gestirà i livelli, perché i livelli, eh beh, i livelli bisogna disegnarli, bisogna capire dove mettere i punti nel labirinto, cioè di cosa è fatto un livello. Ci vuole una classe che gestisce i livelli e poi ci stanno eh, gli oggetti del gioco. Quindi questa uh, gerarchia è la gerarchia di oggetti nel gioco. Al vertice troviamo una classe object, più generica di, sì, non si, di così non si poteva chiamare. Che cos'è la classe object? La classe object è eh, una classe che non fa nulla, addirittura il CPP dovrebbe essere vuoto e probabilmente possiamo anche lasciarlo vuoto, eh, implementa solamente un costruttore che non fa niente, e una cosa importante che però fa object è ereditare da Q -graphics -pix -map Item Cioè, stiamo dicendo che tutti gli oggetti del nostro gioco sono oggetti che ereditando da Graphics -pix -map Item, sono oggetti che avranno una texture e che potrò inserire in una scena, perché qui stiamo usando, vogliamo usare il Graphics View Framework. Perché perché disegnare Pacman come abbiamo fatto nello Snake nel paint event è un suicidio. Uno può farlo, ci può anche riuscire con molta fatica ma è molto più difficile che invece usare il Graphics View Framework, che vi consiglio almeno nei progetti in cui ci sono oggetti che si muovono, animazioni. Ehm, penso che sicuramente l'Airport Traffic Control ehm, beneficerebbe di questo approccio. Non saprei il Bejeweled eh, 2048, forse quelli si possono anche gestire con, con il Paint Event, però comunque il Graphics View Framework vi consente anche di di gestire altre cose, non solo il disegno, ma anche, anche le animazioni. Ok, quindi, eh, cosa fa questo object? Beh, non ha attributi, quindi appunto non contiene niente. Il costruttore non fa niente e gli unici metodi che io vedo qui elencati sono uguali a zero e virtuali, che significa che non li implemento. Cioè, questi sono dei metodi che le mie sottoclassi saranno costrette a implementare. Quindi, come si chiama domanda della programmazione oggetti, una classe che non fa niente, che tiene soltanto metodi eh, virtuali uguali a zero, la, la parola... È è, come si chiamano metodi così? E come si chiama la classe che ha questi metodi? Classe astratte, i metodi sono metodi virtuali? Sì, in CPU virtuali, in generale nella programmazione oggetti, diciamo che i metodi sono astratti, perché non hanno un'implementazione. Una classe che ha metodi astratti è una classe astratta, anzi, una classe che ha tutti i metodi astratti, ne basterebbe solo uno per dire che è astratta la classe, astratta significa che non posso istanziarla, cioè una classe che ha un metodo che non so cosa fa, io non posso istanziare un oggetto perché non so come cosa fa quell'oggetto, ma una classe che ha tutti i metodi astratti si chiama interfaccia, non so se ve l'hanno mai detto, nella programmazione, nell'ingegneria del software si chiama interfaccia. Questa è un'interfaccia che significa che tutti gli oggetti eh, che si aggiungeranno, che ne so, eh, si aggiungerà... Fantasmino, si aggiungerà la pallina. Immaginate in Super Mario quanti oggetti ci sono? Hai voglia, si aggiungerà la pianta, la tartaruga, la stella, il fungo. Tutti gli oggetti del gioco dovranno rispettare questo schema. Allora discutiamolo. Questo schema, di nuovo, questa non è una scelta solo mia, ma di tutti i videogiochi. Cambiano solamente i nomi. Uh, questo in realtà è un metodo che serve più al debug. Che cos'è? Questo è un metodo che quando noi lo andiamo a implementare ci dirà come si chiama quell'oggetto. Eh, a che serve? Eh, serve per fare delle stampe di debug. Quindi oggetto tal detali si sta scontrando con quest'altro oggetto. Pippo si scontra con Caio. Così io non solo vedo, ma vedo anche tramite le stampe quello che succede nel codice. Quindi questo è un, un metodo di utilità ai fini del debug, ma non serve nel gioco reale. Questi invece servono. Animate Animate è il metodo che dovrà calcolare qual è la prossima texture nel ciclo di animazione. In altri videogiochi questo metodo si chiama Next Animation. O animation. O animate. Ma alla fine ci sta comunque sempre un metodo che si occupa di gestire l'animazione. Poi c'è Advance e questo ormai abbiamo già capito. Nello Snake. Si potrebbe chiamare next location, si potrebbe chiamare update, serve per calcolare qual è il prossimo punto dove, dove mettere l'oggetto. Quindi animate serve per gestire le texture, le animazioni, advance serve per gestire il movimento degli oggetti nel nello spazio, solve collisions serve per risolvere le collisioni e anche questo ce l'hanno tutti i videogiochi, cioè un oggetto che entra in collisione con altri oggetti, bisogna prendere delle decisioni. Accetto la compenetrazione e se non l'accetto, che faccio? Torno indietro, muoio e HIT praticamente è un parente di Soft Collision, o meglio, è innescato da Soft Collision. Soft Collision può prendere due decisioni: o impedisco la collisione, e quindi faccio arretrare uno dei due oggetti, oppure la accetto. Accettare la collisione significa che io devo informare i due oggetti coinvolti che sono stati colpiti. Quindi io, che sono un oggetto della classe Object, sono stato colpito da un altro oggetto. Per esempio, Mario viene colpito dal fungo. Bene. Mario diventa grande. Mario viene colpito dal, dal fungo, quello buono. Eh? Mario viene colpito da Goomba, il fungo cattivo. Beh, viene colpito come? Dal basso? Dall'alto? Manca qui una informazione sulla direzione. Questo c'è, per esempio, nel framework che ho creato per Super Mario. Il metodo hit ha anche un altro attributo che, 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 che contiene la direzione di, di, in cui ha colpito. Ma nel nostro Pac-Man ci serve la direzione in cui colpiamo gli oggetti? Anzi, il nostro Pac-Man è un progetto, è un gioco che usa tanto la risoluzione delle collisioni? Pensiamo bene. Collisioni tra nemici. Beh, se Pac-Man Pac colpisce il fantasmino, da qualunque direzione lo colpisce, la solfa è sempre la stessa. Se il fantasmino è in modalità Frightened, cioè blu, se lo mangia, se invece il fantasmino non è blu, Pac-Man muore. Quindi questo già ci fa capire che prima il gioco di Google aveva qualche bughetto nella gestione della collisione, probabilmente gli è passato attraverso per qualche motivo che adesso non posso certamente prevedere, però quello è un bug. Finito, cioè finito eh, la descrizione dell'interfaccia di object. Quindi è una cosa del tutto generale che si applica a tutti i videogiochi dotati di personaggi che si muovono con altri personaggi e collisioni varie. Bene, quindi da questa classe ereditano, quindi freccia verso l'alto, ereditano altre due classi eh, che pure sono in realtà astratte e servono per dividere gli oggetti in due famiglie principali. La famiglia degli oggetti inerti, cosa sono gli oggetti inerti? Gli oggetti che non hanno vita, che non si muovono. Per esempio in Super Mario, quali sono gli oggetti inerti? Il terreno, eh, i mattoni, eh, le caselle... Beh sì, magari si muovono per un po', però per inerti non significa per forza che non si muovono mai, ma che non hanno una vera e propria eh, fisica di movimento, ok? Non sono degli oggetti viventi, sono come delle rocce. Certo, cioè, tu una roccia la puoi lanciare, però non è che la roccia da sola si piglia e se ne va, ok? E poi oggetti di tipo entity che sono oggetti che invece hanno una vita. Quindi possono morire, possono muoversi, si animano quasi sempre. E questa è la differenziazione principale. Per esempio, un possibile oggetto inerte in Pac-Man è la palla. La pallina, io non so come chiamarla quella cosa piccola che, che, che sta nel livello. Le palline stanno lì, stanno ferme. Certo, Mario se le mangia per carità, ma non sono degli esseri viventi, ok? Non hanno una vita. Però non è che se ne vanno a spasso per il livello mentre le entità in Pac-Man sono sicuramente Pac-Man sicuramente i fantasmini e non lo so adesso io vi faccio una domanda vi chiedo ovviamente noi non abbiamo definito tutte le classi questi che sono i power, sono, questi sono dei bonus che appaiono nel gioco del Pac-Man in, in tempi casuali e quando Pac-Man se li piglia prende un sacco di punti voi questi come li modellereste? Come degli oggetti inerti o come degli oggetti entità? Inerti. Eh, stanno là, stanno fermi, appaiono quando appaiono e quando se li mangia scompaiono. Quindi, per esempio, manca qua una classe che non ho scritto perché non intendo finire tutto il Pac-Man in classe e ci metterei tutto il corso. Manca una classe che, però, se volete per divertimento, per esercizio, potete realizzare. Che si occupa di gestire i power, non i power up, i bonus. Sono dei bonus questi è molto banale anche la cosa, sono cose che appaiono al centro del livello e quando Pac-Man li colpisce gli danno un punteggio. Si fa con una classe questa cosa, non serve fare una classe, attenzione, state sempre attenti al proliferare delle classi. C'ho le ciliegie, c'ho le fragole, c'ho le pesche, faccio una classe ciliegia, una classe fragola, una classe pesca, uè, calma. Questi sono tutti quanti dei bonus in cui cambia solamente la texture e il punteggio assegnato a Mario quando si ripiglia. Quindi saranno degli attributi, non è necessario fare una classe per ciascuno di questi, di questi oggetti. E, beh, che altro appare qui? Non, non saprei, insomma, penso che il Pac-Man è un, un gioco talmente semplice che, che non c'è nemmeno tutta questa progettazione software eh, sul tavolo. Poi ci sono i punteggi, ma i punteggi sono eh, delle immagini che appaiono e scompaiono. Sì, si potrebbe fare una classe, ma è una cosa che si può creare anche al volo e poi, poi vediamo. Magari lo facciamo il punteggio quando ci mangiamo il fantasmino. Vediamo se farà una nuova classe o cavarcela con quello che abbiamo già. Sì. Nel caso uh, ci fosse una bomba, la bomba sarebbe perché può, può uccidere il Pac-Man, mm -hmm. però cioè nel, senso, non, non, nel caso della bomba non saprei... Sì, allora, diciamo la verità. Non è una... Ci sono degli oggetti che possono capitare un po' a metà tra i due mondi, e uno a volte è indeciso nel dove metterli. Per esempio, ci è capitato quando abbiamo fatto il eh, Super Mario in classe: avete presente quando Mario colpisce il mattone? Ecco, in quel momento il mattone si divide in quattro pezzi, e questi pezzi hanno una traiettoria e un'animazione: flippano, mentre volano, poi cadono e scompaiono. Eh, in quel caso ci siamo posti il problema, ma questi pezzi di mattoni eh, sono delle entità o sono degli inerti? E un anno l'abbiamo fatto come inerte, un anno l'abbiamo fatto come entità. C'erano vantaggi e svantaggi? Mm, dipende da come è strutturato il codice, cioè, la risposta è: se noi in entity ci mettiamo delle cose che sono utili a quell'oggetto che stiamo andando a implementare, forse ci conviene metterlo come entity. Se invece mettiamo qui delle cose che sono utili, ci conviene metterlo come inert. Quindi, in realtà la risposta negli oggetti che stanno a metà dipende un po' anche da come noi scriviamo queste classi inert ed entity. Cioè, noi in entity ci mettiamo un po' di fisica del movimento, ci mettiamo un po' di animazione, se ci sono cose in comune tra tutti, e quindi la decisione di dove mettere i nuovi oggetti è dettata anche da come noi abbiamo modellato queste classi. O oh, può anche esserci una terza categoria, non è che questo è l'unico modo per, per, per modellare un videogioco. Anzi, sicuramente i videogiochi penso che differenziano più di due famiglie, non solo viventi e non viventi. Ma che ne so, ci sono anche gli oggetti dei menu. Eccetera, tante altre cose che qui non abbiamo. Ehm, bene, quindi, questo è quanto per quanto riguarda gli oggetti. Eh, poi qua ci sta una Enam che ha mandato in tilt il compilatore di uno di voi ieri. Non so se è presente. Eh, o so se è presente online. Eh, comunque, eh, stavolta penso ci serva, mentre ne, nello Snake abbiamo detto non ci serve la direzione la modelliamo con il prossimo punto e eh, però qui probabilmente ci serve quindi c'è una classe c'è un file di utilità dove è definito direction più tutta un'altra serie di funzioni che ci possono per esempio l'inverso. se io voglio invertire la direzione se voglio eh, convertire un tasto premuto nella direzione quindi il tasto destro lo converto nella direzione destra cose che occuperebbero tanto codice, ce li ho già in una funzione e mi sono appunto di utilità, sono funzioni di utilità. Eh, questo non si usa nel Pac, ma nel Super Mario potrebbe essere utile settare, ecco dicevo prima, modificare una texture, cioè la, la texture ha uno sfondo blu, io voglio che quello blu scompaia, voglio creare uno stato di trasparenza, perché è bello, no? Se no, vedete Mario con questo riquadro blu che si muove per tutto il livello, è una cosa schifosa, quindi questo serve per settare una trasparenza. Eh, questo serve per leggere un'immagine dalle risorse di Qt, vi ricordate il problema che abbiamo avuto con Notepad? Se noi i file li mettiamo come risorsa, non possiamo usare più gli strumenti di lettura del C++, perché solo Qt sa come sono codificati nel, nell'eseguibile. E quindi per andare a leggermi l'immagine ho dovuto scrivere un, um, eh, una funzione apposta. C'è anche questo CV che sta per OpenCV e questa è una sorpresa che vi stavo appunto per, per dire. Però per farvi capire questa sorpresa, vi mostro cosa troviamo nella cartella Maps, che è un po' la cartella con i livelli, ok? Abbiamo soltanto due tipi di livelli: livello classico, che tra l'altro il vero Pac-Man originale c'ha soltanto un, una mappa, e poi questa si declina con varie difficoltà, ma alla fine è sempre la stessa. però ci sono anche dei giochi di Pac-Man su mobile, in cui i livelli sono diversi proprio come mappa, per esempio. Questo, uh, questo l'ho disegnato io, l'ho disegnato ieri uh, e voi dite in che senso l'hai disegnato? Cioè tu ci vuoi dire che se tu disegni il livello, il gioco funziona con il livello che tu hai disegnato, cioè il gioco riconosce l'immagine del livello e ci giochi sopra. Sì, è esattamente questo che vi sto dicendo e ve lo dimostro. Vado a prendere il, uh, il pacma, diciamo tra virgolette, completo, quello che ho implementato l'anno scorso in solitaria e vado a modificare... Il livello da classic che vi ho mostrato ieri funzionare a small quindi stavolta dovrebbe andare a caricare il livello che io ho disegnato ho disegnato io a mano proprio funziona c'è il teletrasporto qui Fate, ma da fastidio c'è un doppio teletrasporto quindi Vedete, ho proprio personalizzato il livello, prima ce n'era uno solo, adesso ce ne sono due di tra teletrasporti. Vabbè, il gioco, il gioco sta funzionando, se non è successo niente significa già che il gioco sta funzionando. Eh, Come è stato possibile una cosa del genere? Beh, eh, qui ehm, c'è anche un modulo di lettura e riconoscimento delle immagini e questo lo faccio con una libreria che si chiama Open Computer Vision, è una libreria di elaborazione delle immagini che userò nella magistrale per chi di voi la farà. E che si usa in realtà in tutti i corsi di elaborazione di immagini anche di altre università e si usa una veramente molto molto famosa. Quindi, cosa, cosa, secondo me è una cosa carinissima. Cioè, io do la possibilità di disegnare i livelli. Quindi è come se avessi implementato anche un level editor, in un certo senso. Perché io ho bisogno che mi si danno tre immagini: una eh, con scusate, quella di partenza e questa. Questo sarebbe praticamente il background. In realtà questi muri non vengono letti in questa immagine, non in questa. Questo è soltanto è quello che appare come sfondo di tutto quello che in realtà sta nel gioco. Quindi questo già ci fa capire che nel gioco i muri non esistono. Perché non esistono? Perché nel gioco, nel gioco del Pac-Man, ma in realtà eh, non solo nell'implementazione originale, ma in tutte le implementazioni, il Pac-Man non sbatte sui muri. Cioè, se andiamo a giocare di nuovo il gioco di Google, ci accorgiamo che il Pac-Man si muove su dei binari. Questa è la logica, di me la meccanica di gioco del Pac-Man. Mentre Super Mario è libero, Mario davvero non si muove assolutamente sui binari. Cioè, voi in Mario potete fare una quantità di movimenti pressoché infinita. Cioè, potete in Super Mario 3, se ci aggiungete pure le, le, la coda che lo fa volare, voi potete andare in qualunque punto del livello. Sbattere sugli oggetti, c'è libertà, è un gioco dove volete la libertà, un po' come GTA, ok? In Pac-Man no. In Pac-Man voi vi muovete all'interno di un labirinto eh, su dei binari, cioè Pac-Man non può mai uscire da quei binari. Cosa sono i binari? I binari sono, eh, sono eh, dei. Eh, connettono dei vertici che chiamiamo nodi e i nodi. Lo, in, l'insieme di tutti questi nodi che vedete lo chiamiamo grafo cioè Pacman si presta benissimo a teoria dei grafi perché funziona su un grafo cos'è un grafo? Un insieme di nodi e di archi gli archi qui non li vediamo perché eh, non, non c'è stato nemmeno bisogno di disegnarli perché eh, c'è un riconoscitore di immagine che va a prendere questi nodi e li connette con un arco se non ci passa nessun muro attraverso quindi questo diventerà un arco, cioè un binario questo diventerà un binario questo diventerà un binario, questo un binario, questo non diventerà un binario, perché trova che nel mezzo ci sta qualcos'altro, non sa manco che è un muro. Dice, ok, trovo qualcos'altro, per me non è un binario. Sì. Di Google. Di Google. Quando avete un tasso per far girare il Pacman, aspettavo che si... Bravo, bravissimo, volevo arrivare esattamente a questo. Anche cioè, questa cosa trova conferme anche nel comportamento di Pac-Man e dei fantasmini. Cioè, che Pac-Man eh, memorizza l'ultima direzione premuta, perché alla fine l'unico momento in cui Pac-Man può davvero prendere una decisione su dove andare non è qua. Cioè, se sta qua nel mezzo, non può decidere di andare giù, di andare su, soltanto quando raggiunge uno di quelli che poi magari noi chiamiamo nodi cardine oppure checkpoint. In inglese è molto più bello chiamarlo checkpoint. Il checkpoint è un punto di snodo in cui Pacman può decidere di prendere una direzione, e non solo Pacman, ma anche i fantasmini possono decidere di prendere una o l'altra direzione. Quindi, quindi è così che funziona questo gioco: funziona su un grafo, quindi su un insieme di nodi. Quindi basta che io definisca la grafica di sfondo, l'insieme di nodi, poi da questi nodi li connetto con dei, dei binari. Binari dove c'è lo spazio, ovviamente binari orizzontali e verticali, mai diagonali. Questa è un'altra regola del pac non si muove su percorsi diagonali. Io ho fatto praticamente il sistema di binari su cui si muovono tutte le entità del gioco. E in effetti questo sistema è ben visibile addirittura anche nel progetto che noi vediamo eh, da cui partiamo perché questa la classe eh, Level è già fatta perché l'ho già fatta? Perché, perché sfrutta. Okay, per questo. Ho letto il, il, il livello, eh, quello piccolo, fatemi leggere quello grosso dove sta eh, Game a un certo punto e legge il livello small, ok? Classic. Level contiene già, l'ho implementato perché, ora vi spiego anche qual era l'alternativa, contiene già questo. Cioè io con un pulsante faccio vedere quello che c'è dietro le quinte. C'è una struttura che sta nel programma, ma il giocatore non la vede, ma è così che funziona il gioco. Il gioco funziona eh, consentendo all'entità del gioco di cambiare direzione al raggiungimento di questi nodi e di muoversi lungo i binari che sono quelli che vedete. E, ci sono nodi particolari, perché bisogna tenere conto del fatto che eh, ci sono nodi dove sta? Ci sono i nodi dove vengono spawnati le entità. Che significa spawnati? Spawn, dove nascono. In particolare eh, la codifica che ho usato è rosso dove c'è Blinky, si chiama così quello rosso. Eh, azzurro, eh, inchi dovrebbe essere, rosa, eh, pinky e, 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 e giallo, arancione dovrebbe essere Clyde, mi pare. Quindi la codifica che ho usato è questi quattro colori per eh, i quattro fantasmini il verde per determinare l'ingresso della casetta e, e poi il giallo per il Pac-Man dove sta? Ecco qua, il giallo per il Pac-Man. Quindi i pallini colorati sono gli spawn dell'entità, tutti gli altri sono i checkpoint del, del grafo. E, e, ora capite perché ho potuto disegnare il livello, perché se io decido una codifica, poi il lato lettura dell'immagine dico dove ci sta il giallo. Metterò Pac-Man, dove ci sta il rosso metterò Blinky, dove ci sta il bianco ci metto un checkpoint. E, e il gioco è fatto. È fatto, no, scusate, non il gioco è fatto. I binari sono fatti, il gioco dobbiamo implementare noi. Attenzione, il gioco adesso parte, non c'è niente. Non c'è Pac-Man, non c'è Fantasmino. Anche Pac-Man farlo muovere sui binari non c'è implementato, attenzione. Ci sono i binari, ma non c'è il movimento sui binari. Quello dobbiamo farlo noi insieme. Sì. Nel momento in cui il personaggio si sta muovendo in una direzione e incontra un muro si ferma. Non è perché incontra un muro, ma perché non c'è, in quella direzione in cui si sta muovendo, non c'è un altro nodo a destra. Eh, ma si potrebbe anche far arrivare, per esempio, in questo caso il Pac-Man, in un certo punto dove c'è un nodo, e farlo girare nella direzione in cui non c'è un, un collegamento. Dai. dobbiamo impedirlo eh dobbiamo impedirlo questo cioè eh, l'imbuto sta penso sta qua in, in questo gioco ci dovrebbe essere no non c'è un imbuto ci poteva essere per un imbuto qui eh, dove sta qui ci poteva essere un imbuto supponiamo che io non avessi fatto teletrasporto quindi supponiamo che qui non ci sia questa apertura ok questo sarebbe stato l'imbuto di cui parlava quindi arriva pacman qui si trova in, uh, al centro di quel punto, sì, in quel punto di ah al centro tra due, tra due nodi in quel punto vorrei andare verso l'alto per far fermare no non, nel gioco originale non si ferma è proprio questo quello che, che dicevo prima cioè il gioco originale funziona davvero sui binari perché pacman non può eh, non, non, non c'è il concetto di collisione con i muri cioè se lui prova ad andare su manco si gira nemmeno ci prova a girarsi quindi nel gioco originale, se Pac-Man sta tra due nodi, la sua, anche la sua texture è o destra o sinistra. Non può né andare su né andare giù né bloccarsi. Pac-Man si può fermare soltanto negli angoli. E questo vale anche per i, fant i fantasmini, in realtà non si fermano mai. Pac-Man si può fermare negli angoli, ma non può fermarsi eh, in un, tra due nodi. Questo è il gioco originale e quindi è quello che dobbiamo fare. Ad esempio, però, il punto di studio dopo quello dove lei sta, quello dopo. Si oppure no? no, perché può andare avanti se, se arriva da destra può andare avanti, se arriva da su può andare giù, se arriva da giù può andare su, se arriva da sinistra può andare a destra. cioè Pacman non si ferma mai tranne che, eh, tranne non è solo negli angoli, tranne quando nella direzione in cui sta andando non trova un altro nodo disponibile. Quindi, questo è il concetto corretto eh, ed è questo che poi dovremmo implementare. Quindi, tutte le cose che noi stiamo dicendo a voce dovranno avere un contro una controparte nel codice e non sarà ovviamente una cosa facile sì in realtà i nodi qua io li potevo mettere dove mi pareva cioè l'importante è che stanno eh, giacciono sulle stesse rette ma avrei potuto mettere anche un altro nodo qua infatti vedete che nella, nella casetta secondo voi perché ci ho messo tre nodi così vicini perché nel gioco del pacman i fantasmini fanno su e giù, ta 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 ta, quindi per farli muovere in uno spazio così ristretto ho dovuto mettere nodi più vicini tra loro. Ma non c'è un problema di distanza. Perché? Perché non c'è collisione. Quindi vi sto dicendo che dopo tutto il discorso che ci siamo fatti sulle collision detection, solve collision, l'unico momento in cui useremo le, la gestione delle collisioni è quando Pac-Man eh, Pac colpisce le palline e quando Pac-Man colpisce i fantasmini ma è una collisione molto banale cioè li colpisce bene, è facile sapere quello che succede la pallina se la magna e il fantasmino pure, oppure l'opposto, invece in Mario le cose sono molto più complesse, in Mario, Mario se colpisce un mattone, il mattone deve fare su e giù, ma se Mario è grosso il mattone si deve spezzare e i frammenti non devono colpire Mario, sono trasparenti rispetto a Mario e se colpisce la tartaruga la tartaruga prima diventa nel guscio poi Mario la prende in mano, la può sbattere cioè voi capite la differenza che c'è nella gestione delle collisioni tra un gioco come questo e un gioco come Super Mario, Il Super Mario è tutto a carico delle collisioni, praticamente, la complessità di gioco, e infatti quel progetto vale tanto per la complessità del motore di collisione. Un progetto come Pac-Man, invece, la difficoltà non sta nelle collisioni, ma sta proprio nel gestire tutte, che sono tantissime, sembrano poche, ma sono molte di più, soprattutto le meccaniche dei fantasmini. La classe che prende più tempo è la classe dei fantasmini, qui perché i fantasmini ci hanno. Molti comportamenti diversi quando vengono mangiati diventano occhi, tornano nella casetta, sbattono per un po'. Poi si sono comportamenti scriptati che prendono tempo nel, nell'essere programmati. Ok, poi eh, l'ultima eh, delle tre eh, immagini che servono per eh, creare un livello è l'immagine con le palline, ovvero questi non sono più dei nodi. Attenzione, queste sono delle palline che eh, Pacman può mangiare. Le palline più grosse sono. Eh, i power come si chiamano che gli danno la possibilità di mangiare i fantasmini quindi per ogni livello servono tre in questa codifica che possiamo pensare un level editor eh, in questo caso il level editor è il, è, il, è il paint proprio cioè voi potete usare paint voi potete divertirvi questo codice sta già su, su drive creare voi un livello eh, con tutta la vostra fantasia anche con un labirinto molto complesso e questo livello funzionerà quindi avete fatto, abbiamo fatto un level editor. Per quanto riguarda il controllo del traffico aereo, più o meno sarà una specie di schema, più o meno, probabilmente nel caso di posso andare anche in diagonale in funzione della mappa che abbiamo. Eh, nel il problema sarà strutturata così. Eh, però la mappa lì è generata certo. automaticamente, non, non viene letta da, da disco. Ok. Cioè la mappa lì è generata in funzione dei parametri del problema, è casuale la mappa. Quindi è un passo avanti ancora, è ancora più difficile. Però cioè, sì, sì, sì. eh, eh, no, io dicevo, più logica, più la, ah, la logica dei binari, mm -hmm, ecco. eh, beh, sì. così Però, così, avanti però avanti il i, sì, ma no, là è ancora più facile: l'aereo si muove soltanto nella sua rotta. L'aereo non può p -p -p andare in una rotta, poi prendere e andare in un'altra, se cioè, non è un livello in cui si muove l'aereo. però, nel caso in cui ci sono tanti aerei che congestione devono cambiare rotta per atterrare più tardi e allora... Quindi... Eh no, non devono cambiare rotta, se, se è così abbiamo ci siamo capiti male, eh, devono rallentare sulla stessa rotta, non devono cambiare, un aereo non... no, sarebbe difficilissimo una cosa del genere. No, perché io pensavo che eh, in no, pensavo no, 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 è difficilissimo. Sì, nella realtà viene così, si mettono in cerchio d'attesa eh sì, so, so. cioè, che... e... e che progetto era? Era un progetto da... Da la... della laurea magistrale. Così, che... no, 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 no. No, le... no, no, chiariamoci sui progetti, se no mm. rischiate di fare cose difficilissime. Eh, bene, tutto questo dove è implementato? È implementato nella classe Level che eh, anche lei è un singleton. Eh, cosa fa questa classe Level attraverso tecniche di elaborazione di immagine? E quindi di codice ce n'è tanto, però non dobbiamo noi adesso andare a leggercelo. Ragazzi, questo è il codice che gestisce l'elaborazione di immagini. Se vi interessa, tra l'altro, non è nemmeno chissà quanto lungo. Eh, alla fine, lo scopo di Level è. Datogli l'immagine della, della mappa eh, del, del, del grafo, quindi con i checkpoint, e datogli eh, la, la mappa con le palline perché queste sono le uniche due cose che servono perché quella con le mura è un'immagine di sfondo, non serve a level. Level serve per gestire le, le cose che stanno nella mappa. Level promette di mettere tutto questo dentro queste variabili che adesso quindi noi possiamo usare. Quindi l'unica cosa che mi serve discutere adesso è cosa, a cosa noi possiamo accedere. Nella nostra programmazione, che il level ha letto da queste mappe? Beh, un vettore di punti chiamati nodes, quindi un vettore che contiene tutti eh, i nodi del, del grafo modellati con punti, quindi coppie di coordinate x, y, quindi tutti quei punti stanno qua dentro. Poi, per ciascuno di questi, cioè questo è un vettore che ha la stessa dimensione di vector, ma per ciascuno di questi punti ha una. Array di quattro interi che contengono gli indici dei vicini perché quattro? Perché appunto, non essendoci i diagonali, un nodo può avere al più quattro vicini. Ognuno di quei quattro vicini, se c'è, sta qua dentro, se non c'è, è meno uno, quindi eh, meno uno. Where there is no neighbor. Questo ci serve per capire, per esempio, Pacman sta qua, dove può andare? Può andare a destra? Beh, può andare a destra se io vado in questo array, il vettore di vicini, gli dico a destra ce l'hai un vicino, se ce l'hai sarà diverso da meno uno, e tra l'altro quell'indice che io trovo qua dentro è proprio l'indice di quel nodo eh, vicino eh, che sta dentro quest'altro vettore. Quindi... Ah, sì. Perché? Aspetta, aspetta, aspetta. Classic. Allora immaginate allora, per esempio, questo, questo nodo qui ha un vicino a destra e un vicino a sopra. Quindi nel suo array di quattro vicini ci avrà meno uno per sinistra, meno uno per giù, avrà l'indice di quello che sta a destra e l'indice di quello che sta sopra. Quindi può averne a uno deve, a meno uno deve averlo di vicino. Non ci sono nodi isolati, questo è sicuro. Quindi, meno uno viene momento in cui sinistra non c'è niente. Non c'è niente. È direzione, non sì, la direzione. sì, 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 È una garanzia questo. Cioè, dentro questo array di 4 ci sono i, i, gli indici dei 4 vicini. Per le quattro direzioni, quindi sopra, a destra, nell'ordine in cui, tra l'altro, in, in questo ordine qua, dove stava direction? Direction stava qua. Direction c'ha 0 destra, 1 sinistra, sopra 2 e giù 3. Quindi, quell'array di 4 ci avrà... Nel primo elemento l'indice del nodo che sta a destra. Se c'è, altrimenti c'è meno uno. E così via in tutti e quattro. Ovviamente ogni nodo deve avere almeno un vicino, perché non ci possono essere nodi isolati. Non esiste, altrimenti sono nodi non raggiungibili e che ci stanno a fare eh, nel, nel livello dei nodi non raggiungibili. Poi, di nuovo, c'è un vettore, sempre lungo come i due precedenti, che contiene il tipo di nodo. Il tipo di nodo è un enam che ci dice di che tipo di nodo si tratta. Perché i nodi possono essere di tipo checkpoint e sono quelli dove si può cambiare direzione. C'è cioè, il nodo entrance, entrance è l'entrata della casetta perché è un nodo speciale? Perché Pac-Man non può entrare nella casetta. Quindi per Pac-Man quel nodo non può essere un nodo in cui lui dice ok me ne vado giù dove ci stanno i fantasmini, non lo può fare. Soprattutto i fantasmini, quel nodo devono averlo un po' come obiettivo, cioè i fantasmini ah, quando escono dalla casa c'hanno un momento in cui puntano il nodo di entrata per uscire dalla casa. Raggiunto il nodo di entrata puntano Pac-Man per accacciarlo. Quindi la caccia si, si consta di due fasi: esco dalla casa, caccio Pac-Man. Ecco perché serve avere eh, l'etichetta specifica per quel nodo. Poi c'è il nodo di spawn. I nodi di spawn non sono dei nodi dove si cambia direzione, sono i punti in cui vengono spawnati i fantasmini del gioco. E poi il nodo teleport. Il nodo teleport è importante saperlo perché noi che, eh, noi che Porelli dobbiamo eh, gestire, eh, gestire il gioco, gestire le, mh, le, i movimenti eh, del, in, questo, in questo grafo, dobbiamo sapere che quando raggiungiamo un nodo di teletrasporto, quando lui va a destra, a destra del teletrasporto, non è a destra come in tutti gli altri, ma è praticamente torna dall'altra parte. Quindi i nodi di teletrasporto devono essere marcati in un modo specifico, altrimenti non possiamo fare noi il teletrasporto. Quindi adesso abbiamo tutte queste informazioni. Ah, poi c'è ehm, l'indice della… Questo è di convenienza, eh, ovviamente mettendo insieme queste informazioni queste cose si potevano ottenere, cioè l'indice del nodo di entrata della casa, l'indice dello spawn del pacman e l'indice de, degli spawn dei, dei fantasmini. Ci sono quattro fantasmini, quindi sono quattro spawn dei fantasmini, che sarebbero quei quattro colori che abbiamo visto prima. E poi quello che c'è qui è un vettore di graphics item, cioè un vettore di elementi grafici. Che cosa sarà mai? È esattamente questo che vediamo. Cioè, quando io spengo e accendo, quello che sto accendendo, è un insieme di elementi grafici che mi servono per debuggare il grafo del Pac-Man. Cioè. Se uno, ave, se uno avesse implementato il, il grafo nel farlo, potevano esserci dei bug. Visualizzare il grafo consente di capire dove è sbagliato. Per esempio, a me è capitato quando l'ho fatto che mi si connettevano anche quelli tra i muri. Non avevo fatto bene eh, il fatto che non bisognava interistituire i muri e eh, me ne sono accorto perché l'ho disegnato. Invece, i ragazzi che hanno fatto Pac-Man non se ne sono accorti e il loro Pac-Man gli andava attraverso i muri. questo perché mi va attraverso i muri? Eh, perché ci sta probabilmente un arco che connette i due nodi attraverso il muro. Li avete disegnati? No. Ah, disegnateli e c'era. Sì. Sì. Ok. Abbiamo visto facendo lo snick che premendo due tasti per esempio, sta andando a sinistra, premendo. In alto e poi a destra, successivamente cambia la direzione fare Sì, 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 sì. Qui non c'è questo problema perché lo snake ha un movimento istantaneo, il Pac-Man ce l'ha ritardato. Cioè, il Pac-Man registra l'ultima azione che tu hai premuto. Lui dice, ok, vuoi andare a destra? Vai a destra. Subito dopo vuoi andare su. Ok, io registro su. Quando raggiungerà il checkpoint andrà su quindi è un movimento non istantaneo. Il Pac-Man. Eh? è questa la differenza con lo Snake. Sì, però, cioè, dire <ride> ok, nel momento in cui io ero Pacman, uh, da sinistra, dal che sta andando verso sinistra, voglio farlo andare verso destra, vengo a destra e cambia direzione. Pacman può, di Pac può cambiare direzione istantanea, questo è vero. Però nel momento in cui gli faccio registrare prima in alto e poi a sinistra, però in alto ancora non c'è andato quando ho detto sinistra. Lui registra l'ultimo, a meno, in realtà non l'abbiamo implementato, cioè veramente la classe è vuota. Quindi questa cosa teniamola a mente. Evitiamo che quando pac quando l'utente si mette a, 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 cavolare, a cavolare sapete che intendo? Eh, con, con i tasti, dobbiamo essere attenti che l'utente non che sto pac non si blocchi, perché il rischio è che noi andiamo a memorizzare delle azioni non valide e quindi il gioco non sa che, per, che decisioni prendere. Teniamo a mente questa cosa. Perché, il packman arrivava al punto andava in alto no 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 memorizza nel gioco reale solo l'ultima cosa premuta conta ed è anche nel nostro nel reale, sì, sì. è anche noi beh no, però non l'abbiamo fatto cioè noi teoricamente dobbiamo fare così ma questo, questo che vedete è in questo momento il gioco in questo momento è questo eh. non c'è nulla quindi dobbiamo ancora fare le cose ehm... Ebbene, quindi beh, non c'è nient'altro da dire, poi ci sono, eh, ci sono cioè, insomma, i getter, ma i getter sono i getter di quegli attributi, e poi c'è Toggle Graph che non fa altro che dire tutte le, tutti questi elementi grafici del grafo, eh, Toggle, cioè rendili visibili se non sono visibili, non visibili se sono visibili, cioè è una specie di switch, di interruttore, on off, on off, on off. E questo è comandato ovviamente nel gioco, ci sarà l'evento key event che dice che se premo D eh, fai tu che grafo al grafo. Quindi D, 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 accende, spegne, accende, spegne. Bene. Eh, andiamo adesso a discutere ehm, il gioco, quindi ci rimane da discutere il gioco. Il gioco ha il game state identico. Forse c'è una D di meno qua, ma è identico a quello dello Snake, perché Ridi, Running, Pause, Game Over. Poi diversamente dallo Snake, qui abbiamo il Graphics View Framework, quindi il gioco innanzitutto non è una widget qualunque, ma è una Graphics View, cioè il gioco è una finestra di tipo Graphics View che potrà ospitare, installarsi su una scena. Quindi praticamente quasi tutti i progetti vostri avranno una finestra principale che erediterà da Graphics View. Ha una scena, la scena dove andiamo a mettere tutti gli oggetti. Eh, ha bisogno di sapere chi è il giocatore principale, perché il giocatore principale è un'entità particolare rispetto alle altre, perché se lui muore il gioco finisce. Quindi non, noi non possiamo non avere un riferimento al giocatore. Il giocatore è sacro, quindi il gioco deve sapere chi è il giocatore. Poi che tutte le altre entità muoiono, si esponono, rivivono, risuscitano. Ce ne frega niente, ma il giocatore deve esserci qui. E poi c'è il motore di gioco, non lo discuto perché l'abbiamo fatto ieri, e ovviamente lo stato del gioco non lo discuto perché l'abbiamo fatto ieri. Andiamo a vedere che cosa succede nel costruttore, nell'inizializzazione, eh, nel costruttore. Questo è il level, mi stavo spaventando, infatti. Game è molto più, ovviamente, snello perché non abbia fatto niente. Eh, nel costruttore, creo una nuova scena, installo io dis sulla scena eh, setto una scala la graphics view può decidere il livello di zoom che è preso da un, un parametro qui c'è un file di parametri che ora andiamo a discutere eh, set interactive false significa niente eventi perché oh, che eventi ci devono stare? Eh, eh, tipo mouse, clicco su, niente, non c'è bisogno pan non funziona con gli eventi eh, elimino le scroll bar sarebbe bruttissimo se non è questo il caso, ma in Super Mario la scena è più grande della finestra. Quindi se non elimino le scroll bar, ci sono le scroll bar. una schifezza. E poi connetto il motore di gioco, gli setto il frame rate, proprio frame rate. Quindi, se, se game frame rate frames per secondo è 60, all'interno sarà 1000 millisecondi diviso 60 frame. Quindi questo andrà a 60 frame al secondo, ci va. eh, eh Se siamo bravi, ci va a 60 frame al secondo. Addirittura gli dico di settare il timer preciso, questo è per evitare che in alcune piattaforme, per esempio su macOS, notavo che il timer non era precisissimo, e quindi questo frame rate, il gioco andava a velocità instabili. Eh, digli che è preciso, significa che deve per forza eh, emettere questo benedetto segnale ogni eh, 60 frame al secondo. Beh, eh, Il reset fa quello che faceva più o meno lo Snake, cioè lo stato diventa ready, il motore si deve fermare, la scena si deve cancellare, lo snack in quel caso si doveva cancellare e poi si disegna quello che c'è all'inizio. Quando parte lo snack, disegniamo lo snack e lo sfondo. Quando parte, eh, quando si resetta, quindi la schermata di benvenuto del nostro Pac-Man, dovrebbe essere un menu. Però, per semplicità, non facciamo menu, se no ci voleva un'altra ora solo per discutere il menu. E allora cosa fa questo? Eh, legge il livello, chiede al level, e il level singleton unica istanza di level, perché tu sei una classe di utilità il cui, il cui unico scopo è quello di leggere il livello dal disco leggimi per favore il livello classic e ti do anche la scena perché ti devo dare la scena perché tu man mano che leggi le cose ce le devi mettere nella scena, quindi eh, potresti avere bisogno della scena ora non è detto, forse non ne faccio utilizzo non è detto che ci debba essere questa, questa cosa di passare la scena al, al livello uh, forse sì sì, 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 perché si setta la scena, si setta la dimensione della scena. Quindi è importante leggere le mappe da disco e a seconda di quanto sono grandi, setta le dimensioni, le dimensioni della scena. E Poi deve settare le dimensioni della finestra, un po' come c'era lo Snake. Le dimensioni della finestra sono la versione scalata della scena. In quel caso era la versione scalata della, del mondo, della griglia, della window del, del, dello Snake. E poi questo è un metodo di utilità che serve per centrare la finestra rispetto a tutto lo schermo. Basta. Questo da solo disegna, quel, eh, disegna, disegna quello che abbiamo visto prima e, e con il key event vado ad attivare e disattivare eh, la mappa. Lo start farà quello che faceva lo snake. Eh, qua abbiamo fatto un metodo start che non fa altro che fare la transizione di stato in running e far partire il motore di gioco, la pausa invece eh, fa il passaggio da stop e start. E quindi le key press io ho, se premo R resetto, se premo S inizio, se premo la, la, il return, l'invio, faccio la pausa anziché P, ma si poteva essere pure P, se premo D faccio debug e ho anche la possibilità, e questo sarà molto utile per i nostri fini di debug, di aumentare e diminuire la velocità del gioco. Quindi se io premo più, eh, diminuisco di mezzo l'interval, quindi raddoppio il frame rate. Se premo meno, il contrario, quindi eh, eh, di mezzo il frame rate. E quindi il gioco va alla metà della velocità. E poi basta, dobbiamo farlo. Non ci sono nemmeno i comandi, cioè ci sono predisposti, ma non c'è nessun... Eh, i movimenti del giocatore non c'è in questo momento. E poi c'è l'advance. L'advance nel caso dello snake era muovi il snake. Nel caso del, del gioco, secondo voi cosa sarà questo advance? Vi do un indizio, quindi non voglio spoilerare, voglio, vorrei che voi mi diceste il contenuto dell'advance in un gioco come non solo come questo, ma come tutti i giochi del resto. Nel caso dello snake era muovi lo snake, perché nel caso dello snake c'era una entità che si muoveva, lo snake. Una. Qui invece ne abbiamo tante, quindi che succederà nel nostro advance, cioè il motore di gioco? In cosa consiste il motore di gioco? Ok, supponiamo che stiamo in Super Mario. Quante cose ci sono in Super Mario? Ah, eh. 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 Quindi, come faccio a muoverle tutte? È giusto comunque quello che ha detto, devo muovere tutto. Scena, dammi tutti i tuoi oggetti, getter, ciclo sulla scena. Ora, però, gli oggetti di una scena non è detto che siano tutti oggetti come quelli che ho definito io. Perché, che ne so, magari ci mettiamo del testo, il testo non è un object, magari ci mettiamo una linea, cose di debug, eh, per esempio, quelle cose che ho messo prima, quel grafo non è una cosa di object, è, è un graphics uh, item, ma non è un oggetto mio, ok? Quindi di tutti gli elementi della scena, cerco uno a uno di convertirli in un oggetto come quelli che ho definito io, un oggetto di gioco, chiamiamolo. E se la conversione ha luogo, ha successo, allora animo e avanzo. Questo è il motore di gioco di tutti i giochi del mondo. Un ciclo di tutte le entità che frame per frame dice calcola la prossima texture e calcola il prossimo movimento da fare. Tutti i giochi funzionano così, cioè il motore di gioco è sempre lo stesso. Può cambiare il nome di questi metodi, magari ci sta un'eccezione qui da gestire nel caso muoia o succeda qualcos'altro, ma il fulcro, il core di tutti i videogiochi è un motore di gioco che cicla tutte le entità, le muove e le anima, le muove e le anima a ogni frame. Quindi, chiaramente, ora capite dov'è che c'è il rallentamento del frame rate. Se io qui ci metto troppo a fare queste due cose. Questo ciclo impiega più tempo di quello che gli è stato assegnato. Qual è l'assegnazione? 1000 diviso 60. Se impiega più tempo, lui non ce la farà a seguire tutte le volte che deve essere aggiornato il gioco, e quindi il gioco comincerà a rallentare fino a che andrà a scatti, come magari avviene quando giocate a cose troppo complicate su un hardware che non lo consente. Che so, giocate a 4K a Red Dead Redemption e ovviamente non funziona. Oppure qualcuno di voi gioca a 4K a quel gioco? Non esiste. Meno noi in laboratorio con la scheda da 10.000 euro possiamo giocare a quella risoluzione. Perché? Perché ci mancano altre caratteristiche. Non basta la scheda video, ci vogliono anche altre cose. Eh, è chiaro questo? Eh? Ottima domanda. Eh, qui, quando io eh, ehm, converto a tutti gli oggetti, in realtà sto animando e avanzando proprio tutti, tutti siccome questo è object sotto object, ci stanno anche gli inerti quindi sto animando e avanzando gli inerti. Quindi, la, la giusta obiezione è: ma non ci avevi detto che gli inerti non si animano, non avanzano. In generale, no. Ma potrebbero, per esempio, pensate alla casella di Mario che va su e giù per un attimo, e quella se non gli dico advance lui non, 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 non si avanza quindi è vero che gli oggetti inerti è vero come dice lei che gli oggetti inerti ereditano da object e non fanno niente in animate in advance in solve collision è vero ma siccome questo rimane virtuale nulla osta che una sottoclasse decida invece di implementare il metodo di advance. e in quel, caso, in quel caso siccome il motore di gioco dice a tutti quanti di animarsi e di avanzare in quel caso avanzano anche gli inerti laddove è necessario Diciamo la, la distinzione inerte e non inerte non serve più che altro per risparmiare cicli di animazione di avanzamento, perché alla fine, anche se io faccio un'entità, posso decidere di non animarla, basta che ci dico non fare niente. nel È una differenziazione che serve più a livello di gioco, cioè, per esempio, in Super Mario, un inerte di solito è un qualcosa su cui Mario può camminare. Una piattaforma che si Bravo! Fa... Cioè, questa differenziazione secondo me non serviva tanto in Pac-Man. Avrei anche potuto non farla in Pac-Man. Però volevo che fosse anche di aiuto ai ragazzi che devono fare altri giochi, non solo Super Mario. Quindi gli inerti di solito sono delle cose con cui si può interagire in qualche modo. Specialmente in Mario, sono tutte quelle cose su cui si può camminare. Mario può camminare su un mattone, certo, può camminare su una casella, certo, può camminare sul terreno, certo, può camminare su un tubo? Certo. Questi sono tutti inerti inerti dove si può camminare quindi in quel caso è importante questa differenziazione, non tanto nel nostro caso ho risposto alla domanda? bene, a questo punto eh, non ci resta che provare ad eseguire questo gioco e vedere quindi premendo start che cosa mai verrà stampato qua dentro quindi premo start rallento la velocità di gioco l'ho rallentata, infatti i frame si susseguono molto più lentamente e vediamo che a ogni frame Blinky avanza e si anima, Pacman avanza e si anima. E questo ci fa capire che quello che pensavamo fosse un, un livello vuoto, in realtà ci stanno dentro Pacman e Blinky. Perché non li vediamo? Perché le classi sono praticamente vuote. Quindi esistono come oggetti nella scena, ma non si disegnano perché nessuno gli ha detto come disegnarsi, e quindi non hanno texture, sono trasparenti, non, hanno nemmeno, non so nemmeno se hanno una posizione. Chi è che li ha creati? Ma ragazzi, chi può, chi può mai averli creati? Domanda che faccio sempre. La responsabilità di creare l'entità. Chi ce l'ha? Sicuramente il gioco, ma il gioco dice al livello caricati. Il livello a quel punto dice, eh, ok, uh, mi devo caricare. Beh, mi vado a caricare il grafo perché mi serve per la meccanica di gioco. Mi vado a caricare anche le palline perché mi servono per... Che le palline mi servono, adesso le commento, creo eh, un Pac-Man che purtroppo è triste e vuoto, però lo creo, lo aggiungo alla scena. Creo un fantasmino di tipo Blinky è triste e vuoto, ma comunque lo aggiungo, e questo farà sì che nel ciclo di, eh, nel motore di gioco, vediamo che ogni frame si tenta, si invocano i metodi di eh, animazione. Cioè, si invocano in realtà. È la stampa che, che sta qui, che questa stampa qui che dice. Eh, tizio, nome, ecco perché era utile il metodo nome, ci dà la possibilità di debuggare quello che sta succedendo, sta avanzando e si sta animando. Eh, ci sono solamente Pacman e, e Blinky, perché ci sono solo loro? Perché ho commentato questo, se invece leggo anche le palline, qua dentro si creano le palline, quindi qua dentro, da qualche parte, leggendo quell'immagine, andando a fare un po' di elaborazione di immagini, a un certo punto si vanno a creare queste palline, eh, sia quelle piccole sia quelle grandi. Quindi adesso, se io faccio partire, avendo decommentato il load boss, adesso ci sono anche le boss. Eh, se faccio partire il gioco, queste boss non hanno un'animazione perché non l'ho scritta, eh, devo fare adesso per esercizio, però, però eh, si capisce che, dato metto in pausa, si capisce che effettivamente ci stanno una marea di palline big ball, quindi ci sono tante palline piccole. Poi ci sono due grandi, tante piccole, poi dovrebbero esserci altre due grandi, perché sono quattro in totale, tante piccole, e poi Blinky e Pac-Man. Ecco a ogni frame. Io dico a tutti gli oggetti del gioco: animati e avanza. Ovviamente quelli che non fanno niente non fanno niente, quelli che devono fare qualcosa fanno qualcosa in questo caso nessuno fa niente perché i metodi di animate e di advance. Sono vuoti, in tutti i casi dobbiamo scriverli noi. Oh, finalmente siamo pronti a partire dopo questa ora di spiegazione. Sì. Sì. Ora recendiamo sulla pallina, eh. Ecco qua. È la prima cosa che devo fare, perché è la cosa più facile, è la pallina. La pallina sta ferma, almeno è semplice. Dove sta la pallina? Pallina. Eccola qua. C'è già qualche cosa, qualcosa, eh. Negli altri casi è tutto vuoto. Già qua c'è qualcosa che sto per commentarvi. Perché la texture c'è, l'abbiamo vista, quindi c'è. Eh, eh, quello che non capisco è che noi abbiamo andato tre immagini. Eh, eh Ah, le sì, le sì, le sì, le sì, le... sì, 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 sì. Uno con il livello vuoto e uno con le palline. Uno col background, uno con i nodi e uno con le palline. Sì, quello in cui ci sono le palline significa che il livello ti disegna esattamente quello, no. No, l'ho detto male se l'ho detto così. Eh, questo è soltanto un modo per far capire a chi analizza questa immagine che qua c'è una pallina piccola e qua c'è una pallina grande, ma il disegno comunque è preso dalle sprite. Le sprite comandano, cioè il modo con cui si disegna una pallina è lo sprite che lo decide, non è questa immagine. Cioè, io qua ci potevo mettere anche, questo lo posso anche disegnare di blu. Ci posso... È fittizia. Sì, è fittizia. che effettivamente viene calcolata dal gioco è quella di eh, l'unica immagine che effettivamente presa dal disco viene mostrata davvero è quella del livello vuoto. Sì. Tutte le altre sono immagini per il riconoscimento degli oggetti, ma non sono utilizzate. Caso, nel nostro caso quella del grafo, in realtà anche lì non è quello che c'è nell'immagine, ma cioè, non è l'immagine che sta sul disco che viene mostrata. Quando io faccio D, accendo e spengo, quelli che sto mostrando... Sono degli elementi grafici che io ho disegnato a partire dal riconoscimento dei nodi e degli archi, quindi dei, dei binari. Quindi è una cosa che disegno io proprio durante il gioco, non è l'immagine che sta sul disco. L'unica immagine che davvero io prendo e la mostro è quella del, del livello vuoto. Questa è l'unica davvero immagine che io, che io disegno. Okay, quindi questo significa che qui voi potete metterci anche delle forme un po' diverse. Eh, beh, il riconoscimento si basa sul fatto che che questi siano piccoli e quelli siano grandi, quindi se uno sballa il riconoscimento fallisce, però questo fa parte della parte di riconoscimento del, del, del livello che serve per implementare praticamente un level editor. Ok, pallina, la pallina è un inerte, beh, si presta ad essere un inerte perché non si muove, eh, ha un ciclo di animazione molto semplice, basato su due, due, due cicli di animazione, quindi eh, tipicamente la pallina piccola si... Accende e si spegne, quindi due cicli. La pallina grande invece. La pallina grande, no, è la stessa cosa, no, è il no, contrario. La pallina piccola è fissa, la pallina grande si accende e si spegne. Ok, bene. Almeno questo è il gioco di Pac-Man di, di Google. Però in ogni caso, eh, siccome questa classe vuole modellare entrambe le palline, eh, ho allocato un array di due texture per gestire entrambe le situazioni: pallina piccola, pallina grande. C'è un flag che dice se è grande o piccola, eh, il costruttore prende in ingresso la posizione e quindi il level manager, quello che gestisce il livello, quando riconosce che la pallina va messa lì, gli dice mettila qui. Quindi è lui che mi dice dove metterla. Del resto, questo vale anche per gli, gli attori del gioco. Il Level Manager sa dove spawnare tutte le entità, dove mettere le palline, quindi è lui che decide le posizioni. Io, però, devo poi effettivamente disegnarle. Eh, vabbè, questo è il, il name. Eh, L'Animate deve fare qualcosa perché c'è un'animazione. L'Advance è vuoto perché, eh, tra l'altro, non era necessario eh, sopprimerlo. Perché, siccome questo è. Eh, no, no, è necessario perché in Inerte questo no, non era necessario. In Inerte. È stato so, soppresso nel senso che è stato dichiarato vuoto con oh, implementazione vuota. Quindi, effettivamente, questo è, è superfluo, questo e questi sono superflui perché sono vuoti in inerte. Eh, L'IT non è vuoto, quindi bisogna dire che cosa fa. Noi diciamo che non facciamo niente. Quindi, per adesso diciamo che non facciamo niente, non lo so se è necessario poi dire che fa qualcosa. E, bene, andiamo nel costruttore e vediamo di a meno animare queste palline prima della fine della lezione. Ideale sarebbe anche fare l'animazione del Parkman oggi. Ehm, beh, e che cosa fa questo? Il costruttore setta l'attributo Big, eh, e alloca le texture dell'animazione. In particolare si chiede se l'attributo big è true, quindi questa è una pallina grande, il primo ciclo di animazione è formato dalla pallina grande. Quindi sprite dammi la texture della pallina grande, altrimenti sprite dammi la texture della pallina piccola. Eh, mentre la seconda, il secondo, la seconda iterazione dell'animazione è se la pallina è grande la texture è vuota quindi si spegne se la pallina è piccola, quindi l'altro ramo, questa è una if-else compressa se questo è vero allora fai questo, altrimenti fai questo. Si chiama operatore ternario. Non so se l'avete mai visto o usato, però è una if-else compressa in una riga. Quindi la pallina, se è piccola, cioè se questo è falso. Il secondo ciclo di animazione è uguale al primo, e quindi la pallina sta ferma. Eh, quindi è, sì, è così che funziona l'animazione delle palline. Setto una texture di partenza, per esempio il primo ciclo di animazione, eh, faccio lo spawning, cioè gli setto la posizione, perché se no gli setto la posizione, questo chissà dove cavolo va a generarlo, quindi non lo vedo, quindi lo spawn va fatto con il set position, e poi, e poi adesso ditemi voi che devo scrivere. Eh, settare la texture si fa con set Pixmap. Quindi effettivamente Pixmap eh, è il metodo che uso, che uso per cambiare texture. Però dobbiamo scrivere una, una riga, basta una riga di codice in realtà, poi decidiamo anche come. Eh, non ho discusso i parametri, è necessario discutere i parametri adesso? C'è qualcosa di così, di così importantissimo da discutere? Beh, sappiamo qual è il frame rate, questo lo sappiamo. Eh, vabbè, non, non ci sono in questo momento parametri da discutere. No? Non è questo il momento di discutere i parametri. Beh, dobbiamo sicuramente cambiare la, la, la texture, dobbiamo per forza la... Um, dobbiamo cambiare la texture, ok? Eh, però dobbiamo metterci eh, la texture 0 um, o la texture 1 in maniera alternata, alternata rispetto a cosa? Manca qualcosa, eh? Sicuramente tutto quanto è comandato da un motore di gioco che è un timer. Il timer fa avanzare tutte le entità e fa animare tutte le, le, le situazioni. Cioè dice a tutti di motore di gioco, animati e avanza. Manca, manca qualcosa. Cioè io non, non, non l'ho messo in, in object, non ho messo niente. Eh, anzi, entity non l'abbiamo discusso, ma anche entity non ha niente. Anzi, entity è vuota, non fa proprio niente eh, entity qua dentro, implemented, come sono implemented? Sono, sono vuoti, sono vuoti questi, sono vuoti questi, stop collision, lo discuteremo quando ne avremo bisogno. Quindi davvero non abbiamo proprio niente in questo momento. Ragazzi, pensiamo al concetto di animazione. Animazione significa fare delle modifiche in maniera ciclica, ok? Che significa in maniera ciclica? Mi serve un contatore, qualcosa che eh, si incrementa è che io posso controllare, per esempio, una cosa molto banale, se è pari, setto una texture, se è dispari, ne setto un'altra. E questo cambiamento farà sì che quando è pari la pallina è spenta, quando è dispari la pallina è accesa e quindi questa pallina dovrebbe lampeggiare. Cioè mi serve un contatore. E tutte le animazioni funzionano tutte tramite dei contatori. Ci serve un contatore. Ora il problema è dove metterlo. Eh, lo mettiamo nella pallina? Ma uno dice, questo contatore potrebbe servire ad altre entità? Beh sì, tutti quanti si animano, quindi avere un contatore, che poi è un contatore di frame praticamente, perché deve incrementarsi ogni volta che eh, si crea un nuovo frame, beh, se non serve solo alle palline, ma serve anche alle altre entità, un possibile punto dove metterlo è questo. Ma in realtà nel momento in cui, eh, nel momento in cui io ho detto che addirittura... Un oggetto potrebbe anche opzionalmente animarsi, tutti gli oggetti del gioco potrebbero animarsi, anzi, la, la palla mi pare che è un inerte. La palla è un inerte, quindi non era entity il punto dove metterlo. Forse l'animazione, almeno il contatore di animazione, è una proprietà. Se io ho scritto animate, devo anche dargli un aiuto per animarsi a questo povero oggetto. Non posso dire animati senza darti nessun'altra informazione. Come fai a decidere quando cambiare? Prego quale chiamiamolo per dire? frame Measure counter si sì. possiamo anche chiamarlo frame counter non è non dobbiamo che fosse chiamarlo animation counter cioè se questo parte da zero e ogni volta che c'è un nuovo frame e viene incrementato di fatto è un contatore di frame assolutamente sì di fatto è un contatore di frame eh, vogliamo chiamarlo frame counter animation counter è un counter, è un contatore sicuramente. Come vogliamo chiamarlo? Decidiamo insieme, decidete voi. Eh? Va bene, animation counter. Questo animation counter lo facciamo, lo facciamo stavolta inizializzare al, al, all'oggetto perché, perché lo facciamo inizializzare all'oggetto? Perché siccome tutti quanti ereditano da object il costruttore di object verrà chiamato da tutti in automatico, tra l'altro, perché è di default. E quindi questo viene resettato a zero. E. Chi è che deve incrementarlo però? Object Porello? Eh, non, non lo sa incrementare, object. Sì, sì, in realtà o il gioco, ho il, il, livello, il livello è quello che crea una volta tutto e poi non... o il gioco, sì, per esempio il gioco. Ottima idea. Quindi eh, questo significa, non, non ho mai fatto questa cosa, però sto seguendo le vostre idee. Quindi ci dovrebbe essere una specie di metodo pubblico che gli si dice incrementati e poi il gioco, nel motore di gioco, dice incrementati il, il frame. Qual era l'alternativa? L'alternativa era quella di metterlo eh, dentro uno di questi animate, per esempio dentro l'animate dell'entity. Però, che succede se poi ci serve l'animazione anche in un inert? Dovrebbe averlo anche l'animate dell'inerte. insomma. La responsabilità di questo contatore forse avete ragione, è meglio metterlo nel, nel, nel gioco. E quindi eh, possiamo... Facciamo le cose sempre virtuali perché non si sa mai che qualcuno cambia idea, fa un'eccezione, allora virtuale significa che può effettivamente cambiare idea. Void, eh, come lo chiamiamo? Virtual è? Eh? Counter, non è un getter, è un incremento, quindi... Uh, next Animation per esempio. E questa è una cosa che, um, dove sta? Animation counter. Tra l'altro dobbiamo uh, metterlo. È una cosa che effettivamente ho visto. Cioè ho visto questa doppia. Uh, next Animation Animate Next Animation serve per capire dove andare Animate serve proprio per settare l'animazione È una cosa che ha senso quindi Animation Counter più più, Mi piace, questa è la prima volta che facciamo una cosa del genere La vedo più pulita rispetto a mettere l'incremento in Entity, ma però poi non c'è l'Inert, ma se lo metto in Object, ma Object non c'è object è virtuale puro Quindi Mi piace Questo però significa, siete d'accordo con me, che prima ancora di Animate, no? O dopo? Forse dopo, perché next, o prima, parte da zero. Allora, se lo faccio subito, parte da uno. Se lo faccio dopo, partirà da zero. Meglio farlo partire da zero. Nel senso, no? Animati, preparati per la prossima animazione, perché questo next animation potrebbe anche non essere solo un incremento. Che ne sappiamo noi che cosa può essere... Potrebbe essere un'animazione così complessa che ha bisogno di prepararsi per la prossima animazione, quindi non solo incrementare. E eh, adesso ci dobbiamo andare, eh sì, dico, visto che abbiamo visto che quando è zero e accesa, allora metterla che non su quindi è accesa, eh? Quindi è come abbiamo fatto, no? Ok, perfetto. A questo punto dentro la pallina? Sì, sì, no, giusto. A questo punto, dentro la pallina, finalmente abbiamo. Anzi, non solo dentro la pallina, ma in tutti i nostri oggetti abbiamo un contatore praticamente di frame di animazione che si incrementa e quindi possiamo fare una cosa molto ignorante però veramente è ignorantissima talmente ignorante che potrebbe non funzionare e qualcuno di voi forse può anche dirmi perché non funziona setta come texture eh, il resto della divisione per 2 di animation counter così se è un numero pari il resto della divisione per 2 è 0 se è un numero dispari, il resto è 1. Quindi sta cosa fa 0101010101. E quindi si cambia. E quindi si vede. Almeno speriamo. Beh, professore, però così sì, cambia 60 volte al secondo non penso sia sì, il... ottimale. <ride> mm, 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 mm. Esattamente. Allora il gioco non è ancora partito, deve ancora partire. Allora, il motivo per cui si vede, in realtà mi aspettavo che non si vedesse, si vede perché ci sono tutte queste belle stampine che rallentano il framerate. In realtà le stampe sono una cosa terribile, soprattutto quando sono così numerose. Eh, per il debug va bene, ma rallentano il gioco? Ragazzi, non avete idea le stampe a video quanto rallentano il gioco. Quindi, quindi no, no, eh, anche perché ormai questo era un dimostratore, non ci serve più ragionare in questo, in questo senso. Se via solo per dimostrare che effettivamente il gioco partiva e c'era un, um, un incremento dei, dei frame e l'animazione di tutti. Adesso facciamolo senza stampe. Vediamo se lo vediamo. Ecco, questo è il risultato che mi aspettavo. Non so come si vede qua, ma il lampeggio, il lampeggio, come si chiama, è troppo rapido. Perché è troppo rapido? Perché la velocità di animazione è la stessa del frame rate. E non è vero. Pensate che questa cosa qui l'ho fatta una volta con Mario. Immaginate Mario che cammina a quella velocità. È un po' come i cartoni animati: faceva così e correva sul posto, si spostava lentamente e nel frattempo correva sul posto. Questa cosa non va bene. O, meglio, non è che non va bene, è che manca ancora un'altra cosa qui. Abbiamo l'animation counter, cioè abbiamo un contatore che si incrementa e, per esempio, facendo il resto per la divisione per 2, abbiamo che sia 0,1. Però noi vorremmo che questo 01 non cambi con questa velocità, ma con una velocità un po' più retta, cioè sia tipo 00000011111111110000 000 e così via. C'è un modo per rallentare questo, questa velocità di animazione? Magari indizio aggiungendo qui qualcos'altro. Però per capirlo dobbiamo vedere qua dentro. Che cosa possiamo fare noi per rallentare? per rallentare un, un contatore che si incrementa. Non è facile effettivamente. Eh, indizio, questo è un intero. no Pensate alla divisione per interi. Eh, nella divisione per interi, quindi matematica, aritmetica, divisione per interi del calcolatore, 1 diviso 3, quanto fa? 0. 2 diviso 3 quanto fa? 0. 3 diviso 3 adesso 1 0 allora, diviso 3 fa 0. 1 diviso 3 fa 0. 2 diviso 3 fa 0. 3 diviso 3 fa 1. 4 diviso 3 fa 1. 5 diviso 3 fa 1. 6 diviso 3 fa 2. State notando qualcosa? Eh? Cioè il divisore rallenta il risultato dell'operazione. Cioè, eh, se io faccio animation counter diviso 3, questa cosa, a causa dell'aritmetica della, dell della divisione degli interi, eh, avrà un risultato che non cambierà ad ogni frame, ma cambierà ogni 3. Se faccio diviso 4, cambierà ogni 4, se faccio diviso 5, cambierà ogni 5. E quindi lo rallento sempre di più. Più è grande il divisore, più è lenta l'animazione. Quindi, oltre al nostro carino Animation Counter, ci può essere anche un Animation Divisor. Oppure sarebbe questo l'inverso della velocità, cioè più è grande, più è lento. Quindi chiamarlo speed, è l'inverso della velocità questo. Per esempio di default uno dice quanto voglio ogni quanto voglio che di default le animazioni procedano per esempio voglio che procedano ogni ogni per esempio 6 game di ISO 10 quindi ogni 6 frame quindi lo scrivo in funzione del frame rate questo perché è necessario perché se voi qua ci mettete un numero secco cambiate il framerate, le animazioni pure eh, cambiano, cioè non saranno più fedeli a quello che era il gioco come l'avevate pensato. Invece mettere il, il divisore, la velocità dell'animazione, funzione del framerate, farà sì che cambiando il framerate l'animazione comunque rimarrà, in termini di, di millisecondi, sempre quella. Cioè è invariante rispetto al framerate l'animazione. Quindi cambierà solamente, praticamente, cambia solo la, la velocità di gioco, il framerate, ma non l'animazione. Quindi per esempio, frame rate diviso 10, qui ci mettiamo animation divisor. Ovviamente il resto della divisione per 2, non dobbiamo farlo attenzione alla priorità delle operazioni, dobbiamo farlo sul risultato di questa divisione. Quindi prima rallenta l'animazione, poi decidi quanto, qual è l'iterazione del ciclo. Quindi il resto della divisione per serve per gestire il ciclo di animazione, la divisione serve per gestire la velocità di animazione. Vediamo se adesso il risultato è quello voluto. Sta cambiando tutto questo perché ho cambiato qualcosa in object, quindi tutti quanti l'hanno cambiata. Beh, magari è ancora troppo veloce, però intanto non è come prima, ma soprattutto è regolabile. Per esempio, a questo punto ogni classe potrebbe avere la sua personalissima decisione, quindi velocità di animazione. quindi... Non lo so se ne esiste una per tutti, magari Pacman avrà un'altra velocità. Per esempio, adesso magari, vabbè sì, cambiamo questa velocità. Questo per esempio potrebbe essere diviso, diviso 6, quindi um, devo includere include il file con tutte le configurazioni. Eh? Ha rallentato o no? E Mi sembra che sia... Più o meno occhio a quello originale, giusto? Eh? Perfetto, capito? Questo ragazzi è un concetto che è comune, ripeto, a tutti i videogiochi. L'unica differenza è che magari in alcuni sistemi c'è già un framework per fare questo: cioè c'è una classe animation che voi dite quanto deve essere veloce e quanti cicli di animazione c'hai. Pensaci tu a fare quello che del resto noi abbiamo fatto qui. Quindi quello che noi abbiamo fatto, in realtà, nel momento in cui voi vedete che questa cosa la metteremo in tutti i metodi di animazione Ghost e Pac-Man. Se una cosa è sempre la stessa, ma cambiano solo i numeri, significa che probabilmente c'è uno schema. E dove c'è uno schema c'è una funzione, c'è una classe, c'è un'utilità. Eh, però mi piaceva che questa cosa fosse esplicitata. Che vogliamo fare? Pac-Man o fantasmino? Pac-Man? Facciamo Pac-Man che si anima. Non pretendiamo che si muova per adesso, prima che si anima, prego. In questo caso, quando aumentare del gioco, ovviamente aumentano diminuiscono anche la velocità. Vediamo. Sto diminuendo la velocità del gioco. Sì, è vero. Ok. Però eh, prima mi, so, cioè, mi sono spesso veramente male. Quando intendevo dire che è invariante rispetto A, intendevo dire che è. Ehm, ho sbagliato, non è invariante, è cioè segue la velocità di gioco. Cioè, se rallentano i movimenti, rallentano anche le animazioni. Se invece quel numero fosse stato fisso, il gioco rallentava, le animazioni erano sempre la stessa. Quindi l'invarianza, io intendevo, ho sbagliato veramente a esprimermi. Comunque è questo il comportamento giusto che deve essere. Cioè il gioco va più lento, le animazioni vanno più lente, in maniera del tutto proporzionale. Ok? E... Questo perché, perché, perché il counter è governato dal motore di gioco e, e il divisore è, è governato dal frame rate. Ok, ehm, facciamo Pac-Man nei, nei minuti che ci rimangono. Se non vi arrabbiate oggi, capiamo che non è una lezione di quelle pedanti. Possiamo pure arrivare fino alle 5. O non mi sparate. Se, se volete, ve ne andate. Cioè non è un problema. Però penso che non è che. Siamo qui, Stiamo facendo una, una specie di laboratorio collaborativo, non, non è proprio necessario rispettare il quarto d'ora. Anche dopo non c'è nessuno, quindi non è necessario fare a reggiare prima di un'altra lezione. E cosa c'è in Pacman? In Pacman non c'è niente, come avevo promesso: ehm, non c'è proprio niente, quindi ci dobbiamo mettere, eh, ci dobbiamo mettere delle cose. Per esempio le texture la prima cosa che se facciamo l'animazione, la prima cosa che ci viene in mente è di metterci le texture. Quindi, che significa le texture? Significa i cicli di animazione. Quindi non possiamo mettere due cicli di animazione e basta, ma eh, dobbiamo andare a vedere anche un po' attraverso, per esempio, la sprite, andare a vedere di quanti cicli consta l'animazione del Pac-Man. Quindi dove sta la sprite qua, classe sprite. La classe sprite dice 0,1 right, 0,1 left, 0,1 up, 0,1 down. C'è in Sembrano due cicli di animazione. E quindi, e quindi per esempio, texture, come lo chiamiamo? Up, no? Due. due cicli di animazione quando vuoi andare su. Due cicli di animazione quando vuoi andare a destra, a sinistra giù, no? right down left e qua dentro andiamoci a copiare il codice per chiedere la sprite al, al alla classe e anche per settarla niente di che comunque pacman, dove stai pacman? pacman costruttore pacman costruttore uh, texture uh, texture app get si chiamava pacman write 0 dove stai? Devo chiudere un po' di cose pacman write no pa pacman write 0 che nella, nella, nella texture app is undefined perché non ci ho messo gli underscore alle stiamo definendo solamente le, sì, le texture ovviamente sono due cicli di animazione come abbiamo visto prima nella sprite però ce n'è uno per ogni direzione eh, non possiamo mettere in... cioè, possiamo anche mettere tutto in un vettore ma qual è lo scopo? comunque Ricordate che nell'animazione c'è quel resto della visione per, i cicli sono due, è inutile fare un vettore di 8 perché sono quattro direzioni. Comunque sono sempre due cicli di animazione. Quindi, questo è 0 e questo è 1. Right. right. Up. questa è una parte un po' meccanica della programmazione cioè andare a mettere le texture giuste eh, qua un'altra cosa che mi è capitata con gli studenti hanno sbagliato qua a scrivere uno, uno, un carattere anche solo uno il eh, metodo della sprite che dà la texture se sbaglia a mettere il nome restituisce di default una texture vuota e quindi presso perché non mi si vede Pacman c'era un errore di battitura quindi occhio, occhio, occhio ai, agli identificatori delle texture Uh, quindi, up, right, down. Down. E left. Ok, eh, di default, uh, default Pac-Man quando parte in realtà non parte con nessuna di queste, parte di spalle. E quindi c'è una texture in aggiunta a queste che non abbiamo considerato, che eh, è una texture di tipo uh, stand significa stare fermo. La texture di Pac-Man quando sta fermo. Quindi una texture di quando sta fermo è questa. Stand e sarebbe Pac-Man. Uh, dovrebbe chiamarsi così e quindi quella di default quando parte pacman è proprio quella di Pac-Man che sta fermo eh, advance non fa niente eh, animate non ci sta ce lo mettiamo noi eh, animate eh, lo sta virtual void animate E qui abbiamo un altro problema. Abbiamo il contatore, abbiamo il divisore, quelli di default, eh, poi vediamo se bisogna cambiarli. Eh, però Pacman ha le direzioni, non è come la pallina. Quindi non possiamo, dobbiamo chiedere qual è la direzione di Pacman. Ma nessuno mai ci ha detto qual è la direzione. Cioè manca un attributo nell'oggetto. Quindi ci serve direction uh, dirt. Serve una direzione di movimento. Direction sta nelle nel, utils. Quindi, ora l'ha trovato. E di default, dobbiamo dirgli: di default, la direzione di default, quella è la direzione di default di Pacman. Se, se io quando parte il gioco non faccio proprio nulla, stavo fermo, sta di spalle. Quindi nelle direzioni ci dovrebbe essere, infatti, c'è. A non. Una direzione a non significa, significa che sta fermo, magari sarebbe stato forse meglio chiamarlo steady, però non è la direzione. Comunque è un modo per dire che non sa in che direzione va, quindi se non sa in che direzione va, se if anzi possiamo anche fare una cosa di questo tipo: if dir uguale uguale write fare qualcosa. in un'altra cosa se, se Ah, partiamo da se, se vai su se vai a destra se vai giù se vai a sinistra e poi siccome sono mutuamente esclusive basta fare un caso tutti gli altri casi se non stai andando in nessuna delle quattro direzioni io sai che ti dico ti disegno la bella texture che ti te stai fermo e siccome non è animata non serve nemmeno dire animation count diviso quello che è eh, però qui sì e quindi ci andiamo a copiare eh, il, lo stesso tipo di concetto, sono sempre due cicli di animazione, quindi possiamo praticamente copiarci lo stesso identico codice. E questo vi fa capire che ci potrebbe magari servire una classe di tipo animation che non abbiamo proprio progettato, però volendo si può, se ne può parlare se, eh, perlomeno. Sì, dica. No, la classe di non l'abbiamo fatta, non l'ho capito. No, una classe animate non l'ho mai... Non la classe animate... La, la, la classe di animazione non c'è. Eh, c'è il metodo di animazione, sì, questo è quello che stiamo scrivendo. Ah, avete ragione, ho sbagliato metodo, questo mi sta dicendo. E eh. eh, ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato metodo. E eh, vabbè, ho oh. capito. Ok, giusto, è un errore, non avrebbe proprio funzionato. Eh. Grazie. Quindi, vabbè, eh, app e app... Down e down, right e right, quello che è quindi up, right, down e left, ok? Tutto molto carino. Eh, vediamo se, se che succede. Però mi viene da pensare che se io non ho, non ho ancora registrato i comandi del giocatore, questo parte di spalle, vediamo se almeno si vede. Sta in alto a sinistra, Porello. Come mai sta in alto a sinistra? Noi abbiamo la dato la posizione. Eh? La stessa cosa con i piedi. <ride> Porello. Porello, noi abbiamo dato la posizione. Chi ce l'ha la posizione? Level. Dove stai? Level. 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 Le le level. Level. Eh, level. Ciao, un getter che mi dà l'indice del nodo di spawn. Quindi con questo indice se lo vado a mettere in questo vettore mi dà un punto. Però è una decisione progettuale alla fine. Cioè la posizione gliela vogliamo passare tramite il costruttore. O è Pacman che chiede dentro proprio il suo costruttore che non ha niente in ingresso, dice... Level, per favore, mi dai lo spawn. Decisioni, quali preferite? Allora, il vantaggio di non mettere niente nel costruttore, che quando me mettiamo una cosa nel costruttore, deve stare anche nel costruttore della superclass. Quindi mettere cose nei costruttori è anche faticoso, è farlo. non lo so. Proviamo a fare così, poi insomma, ci viene un po' più immediato fare questa cosa qui. Includo il level quindi level instance, get, dammi, dammi get, get the key, nodes, dammi i nodi, ed è un vettore. Adesso questo vettore lo indicizzo con lo spawn di, di, um, di pacman, pacman spawn nodes. Questo è un punto, non un punto qualsiasi, è il punto in cui bisogna spawnare, Pacman. Ecco qua. Questo dovrebbe spawnare Pacman nel punto deciso dal chi ha disegnato il livello, quindi quel punto giallo. Uh, mm, non bello. Il punto in realtà è questo, però lui l'ha messo, in realtà l'ha messo bene. E qui scopriamo un'altra cosa. Il sistema di riferimento delle immagini è lo è, non solo nelle immagini di QT, ma in tutti i framework di immagini, il punto in alto a sinistra. Quindi ciò significa che noi quando dobbiamo centrare anche Pacman sui binari dovremo sempre considerare questo spiazzamento dovuto alla metà del Pacman in verticale e in orizzontale. Quindi nel fare questo positioning, gli dobbiamo correggere la posizione con la metà eh, della texture di Pacman. Eh, la metà è 13 diviso 2, cioè fa 6. O la scriviamo o la chiediamo. Il vantaggio di chiederla è che se io cambio le texture, modificandone anche la dimensione, lui si adatta, se invece ci metto il numero eh, si, si impappina. Quindi forse varrebbe la pena... Um, quindi texture, gli chiedo la texture stand, prendo come riferimento la texture stand, eh, eh, gli chiedo quanto è grande, quanto sei grande e faccio diviso 2. Eh, punto width diviso 2 e poi faccio forse una riga è un po' chissà se me lo fa fare di andare a capo meno q point text width diviso 2 e questo 8 diviso 2 me l'ha fatto fare? È eh, malissimo. Sì. Tra l'altro, questa cosa qui, il centro di una texture. Mi servirà anche più tardi. Ogni volta che noi dovremmo centrare questi elementi su mi servirà anche per i fantasmini, mi serve per i punteggi, mi serve per tutti gli elementi del gioco. Quindi se serve per tutti gli elementi del gioco, perché non creare un bel metodo di utilità del tipo qpoint center mi dà il centro, così mi dà lo spiazzamento rispetto al, all'oggetto. Quindi qpoint center post, lo faccio virtuale, non sia mai che qualcuno cambia idea e me lo vado a definire object cpp e ci metto esattamente il codice che sta in pacman se una cosa se un problema è comune a tutti virtual qpoint se un problema è comune a tutti conviene eh, scrivere un codice una volta per tutte e poi riciclarlo quindi questo codice qui questo qpoint Uh, avete ragione però, non c'è la texture. Come faccio, come faccio a, a dividerlo per due? Vabbè, per adesso, era una bella idea, per adesso la mettiamo da parte. E non, mi serve la, la grandezza della texture, non ce l'ho nell'object, quindi per adesso. Vabbè, poi vediamo se ci, ci può essere utile in qualche altro modo. Allora, quindi Pacman fa questa correzione, vediamo se la fa bene, dovrebbe essere quindi centrato rispetto al, al grafo, che posso anche disegnare per vedere se l'ho centrato bene. Sì, vediamo un po'. Sì, voi dite, a essere proprio onesti, cioè qua c'è un pixel e qua ce ne sono due. e eh, Però il problema è, è proprio lo stesso. Cioè, se lo sposto in giù, qua ce ne sarà uno e qua ce ne saranno due. E nel Pacman originale me lo sono studiato questa cosa. Sono andato con la lente di ingrandimento. È proprio così. Cioè, la dimensione del Pac-Man non è centrata rispetto alla, alla, al corridoio. Di, 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 quindi, metterlo di uno in su o di uno in giù è una scelta. La scelta originale mi dico dovrebbe essere uno in su. Ovviamente, questa cosa qua dentro è uno in su, si vede? Vedete? Uno in su, due giù. Più o meno si riesce a vedere. Quindi, e quindi è così. Bene, abbiamo centrato. Però, ovviamente, questa cosa quando parte non si anima. Non si anima perché perché io premo il cambio di direzione e lui non cambia direzione. Ma allora diamogli il modo di cambiare direzione. E facciamogli che ne so, un setter, void set dir, direction new dir, lo serve fare underscore, new dir. E facciamo dir uguale new dir. E Che fa questo set? Chi lo fa? Chi è che gli dice a Pacman di cambiare direzione? Il giocatore. Quindi chi è che cattura le intenzioni del giocatore? Il gioco. Dove? Nel uh, key press event, cioè qui. E adesso mi torna utile un metodo che si chiama key to dir. Ah, nelle utils. Si potrebbe fare una if qua, però nelle utils ci dovrebbe essere un metodo che si chiama. Eh, key to dire che converte il tasto in direzione, e se il tasto non è uno dei quattro, perché magari ci siamo sbagliati comunque la direzione viene definita unknown, sconosciuta quindi, caro pac-man ecco perché, no, player scusate, caro player poi è un oggetto pacman, ecco perché era utile averlo nel gioco per esempio per comandarlo motivo in più la tua direzione adesso è questa, cioè la conversione del tasto digitato in direzione. Ho fatto qualche casino? Intesi compatibile with key, eh sì perché devo direction, key event, i key, e che vuoi? Ah, devo convertirlo in intero perché lui... Ma questo è già un intero, quindi che vuoi? È un intero. Che tu dir prende, ah non prende non prende l'intero cosa prende l'ingresso? Prende l'ingresso un int. Un, ma questo è una. Vabbè. Gli enum e gli interi sono equivalenti in c++ più precedenti al 17. Quindi io questa cosa la posso forzare in qualche modo. Eh, come la forzo? La posso forzare direttamente qua. Non vedo perché questo debba essere un key. Vabbè, la converto in chi, non è un problema. Se lui mi ha restituito un intero io la converto in, in, in tipo cookie, che tra l'altro è un NAM. La converto in tipo chi. Va bene. Qua non serve altro. E allora siamo finalmente pronti per vedere se riusciamo a vedere questo benedetto Pacman che si anima. Poi gli ultimi 4 minuti lo spostiamo, ma non nel labirinto, lo spostiamo a cavolo, giusto per vedere che si può spostare. E faccio partire il gioco, va a destra, va ah, a sinistra, giù. Penso che la velocità di animazione sia, sia corretta. Eh? Adesso spostiamolo, giusto per farlo un po'. concedetemi il. Il termine, ma a quest'ora stiamo un po' scazzando, quindi ci sta che adesso lo facciamo andare per, per fratte e poi la prossima volta lo metteremo tra i binari, giusto per dimostrare che questa cosa può eh, muoversi, questo oggetto eh, si può muovere. Eh, dove si può muovere secondo voi? Eh, Pacman ce l'ha un metodo advance? Certo che ce l'ha un metodo advance, ce l'ha la direzione di movimento? Certo, ce l'ha il punto in cui si trova? Certo. E allora abbiamo tutto, sappiamo dove sta. In che direzione sta andando. E sappiamo che deve farlo qua dentro perché questo viene che noto da motore di gioco. Facciamolo. Quindi, caro Pacman Dase. Quindi set, um, vediamo se ci sta qualche metodo di utilità che mi trasforma la direzione in un punto di avanzamento. no? Non ci sta, non c'è. Non c'è. E vabbè, allora facciamo, se, se la direzione è right, facciamo Pacman set x. X, cioè la tua nuova posizione è quella attuale, più 1, e beh, qui si sta prendendo una decisione. Queste decisioni, questo è, una varia questo è una, un parametro della fisica del gioco, cioè quanto veloce va Pacman. E abbiamo un file che ci dice quanto veloce per ogni quanti pixel in un secondo devono fare eh, le, nostre, le nostre entità e scopriamo per esempio che Pac-Man è più veloce dei fantasmini e meno male perché se fosse più lento dei fantasmini di, di poco più veloce questi lo prenderebbero proprio subito 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 quindi bisogna dargli un piccolo vantaggio a Pac-Man tra l'altro i fantasmini quando stanno in modalità spaventata vanno alla metà della velocità e quando hanno gli occhietti schizzano e vanno direttamente nella casa quindi questa è la velocità del pacman però questa è pixel al secondo dobbiamo dividerlo per il frame rate quindi questo diviso il frame rate eh, ci dà effettivamente un valore numero reale diviso numero intero è un numero reale eh, e in effetti il set x è un numero reale quindi stiamo scoprendo almeno stiamo scoprendo, stiamo decidendo che i movimenti della nostra, a meno del nostro pacchino, sono movimenti reali e non discreti. È importantissima questa decisione. Chi ha fatto Super Mario gli anni scorsi e mi sente dire questa cosa sta gelando, perché si ricorda che in Super Mario i movimenti sono discreti. E chi ha deciso di farli reali, si è ammazzato. Farli reali ha un vantaggio, che si possono gestire meglio le accelerazioni. Perché si capisce, ragazzi, se avete una variazione in numeri reali, riuscite ad applicare le leggi del moto. Se avete un, una variazione discreta, le approssimazioni causate dalla discretizzazione fanno sì che questa accelerazione non sia uh, smooth, non sia uh, liscia. E quindi si vede questo uh, Mario che accelera a scatti e non è bello da vedere. Eh, nel nostro caso noi non abbiamo accelerazioni, eh, però abbiamo delle differenze così piccole di, ehm, di, di velocità. Tra l'entità entità del gioco che dobbiamo per forza utilizzare delle velocità non discrete e questo creerà un sacco di problemi perché se i movimenti non sono discreti, significa che noi nel checkpoint non ci arriviamo esattamente, ma siamo magari un po' prima o un po' dopo. Quindi ricordiamoci questo warning che vi ho dato: e facciamo questo e ce ne andiamo, ve lo prometto. Eh? Quindi eh, se stiamo andando a destra, andiamo un po' a destra, se stiamo andando eh, su. Uh, dobbiamo andare un po' su quindi eh, y meno se stiamo andando giù e y più se stiamo andando se stiamo andando a in questi sono degli else non possono essere eh, sono mutuamente esclusivi se stiamo andando a sinistra dobbiamo andare con il meno e questo è l'avanzamento stiamo modificando la posizione del, di pacman quindi adesso e, ci, e chiuderemo così se funzionerà il gioco parte ah, eh? me ne vado per fratte ovviamente posso uscire come lo snake dalla scena, ritornarci sono libero di muovermi, non mangio niente perché non abbiamo fatto le collisioni non sto sui binari perché non abbiamo fatto di stare sui binari, sono io che sto cercando di stare tra i binari, però penso che per oggi abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Eh? Funziona la pausa? Sì, funziona. La velocità funziona. E, e vabbè, poi. Sì. No, per una volta che questione implementare penso non sia molto complicato. Uh, per quanto riguarda quando si leva la pausa, una specie di uh, countdown di tre secondi, così che il giocatore ragiona prima e ci aspetta, stanno qua qua qua, monso, non so come muovermi. Eh, quindi una pausa che dura tre secondi. Esatto, e sì, che si che può fare. Sì, assolutamente sì, fattibile. Bisogna fare un altro timer, esatto. che chiameremo timer pausa. Si fa partire quando va in pausa e quando finisce sblocca la pausa. Mostra una scritta nel frattempo. Sì, sì. No, 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 è no, facilissimo, facilissimo. Ok. Bene, ragazzi, io con questo vi lascio, vi, vi lascio interrompo la registrazione, e rimango ovviamente disponibile per domande.